ci dovremmo essere, sai? Beh, Davvero? mi sa di sì. Vediamo un po'. Siamo puntualissimi, caspita. Puntualissimi come Meglio degli sempre. svizzeri. Pensare che siamo una napoletana e un toscano, E eh? visto, chi l'avrebbe mai E detto? siamo meglio degli svizzeri. Va bene, approfitto per finire di bere il caffè. Guarda, siamo live, eh? Siamo live. Oddio, qui ho fatto saltare tutto. Ciao! Fatto un macello, fatto. Fatto Nel un momento che ho macello col iniziato. microfono, ho già fatto un macello, perfetto. Aspetta, c'è una cosa che si fa. Ecco qua. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Come va? Iniziata bene la settimana? Tu hai iniziato bene la settimana? Ma diciamo, lunedì è Diciamo di sempre sì. lunedì. Ricordiamo, siamo su multiplayer.it, io sono Lorenzo, questa è Giulia, la mia compagna di gioco e di vita. Ciao a tutti! E oggi siamo pronti a continuare Until Dawn. Dunque, mentre io vado, vuoi dire dove eravamo Allora, rimasti? fermati, fermati! Aspetta perché Jack Killer si deve ancora vestire. Vabbè, comunque, nelle precedenti puntate di Until Dawn. Scherzoni su scherzoni, ricordiamo. Terrorizzati, tutte Gente che emozioni sbrocca. provate dalle mie sorelle un anno fa. Solo che loro non Ciao hanno a tutti, potuto ciao Iskander, ciao scappare. Seeker, ciao Alba, No, loro ciao sono Ciro, ciao morti. Lazza, ciao a Jessica è tutti quelli morta. collegati. Spero che sia L'unica tutto cosa. ok audio e video, Mi hai che non ci sentito? siano Jessica è scherzoni. morta. Senti, io sono Tu la molto preoccupata perché pagherai, Jack Killer si deve stronzo! ancora Cos'è vestire. Sarà successo lungo? con Jess, Non è un Mike? problema nostro, Io non ricordo di aver ucciso non è un problema Jack. Giusto, lui ce l'ha detto, quindi magari hai bisogno di consigli per l'abbigliamento, Jack Killer. Nel frattempo qui la gente sta male, non è che si può stare qua. Scusate, scusate. Mi confermate che ci sentite e ci vedete bene? I ragazzi ci vedono bene, mi sembra di sì. Non lo so. Direi di sì. Si stanno salutando per il momento. Allora salutano tra di loro, va Giuri si bene salutano. così. Comunque, cominciamo l'ottavo capitolo, rivelazione, 3 ore all'alba. No, però devi farlo tu il riassunto puntate precedenti perché magari qualcuno si è C'è il rientro collegato. audio, mi dicono. Attenzione. Rientro audio, vediamo Abbassa se. un po' il nostro. Abbassiamo un po' il nostro. Vediamo se adesso c'è meno rientro audio, speriamo di sì. Comunque il tizio ci ha fatto. No, peccato, il tizio con il lanciafiamme. Altro più. Passiamo, è più basso di così se muore. Si muore giusto appunto più basso di così. Si muore, esatto. Intanto Emily. Emily, che è il personaggio più simpatico, ricordiamolo, Di che c'è in tutti, gioco. esatto. Quello proprio chiamano tutti. Sì, Tutti, tutti tutti. Ha l'amano. incontrato il tizio del lanciafiamme che l'ha fatta scappare. Andiamo. Le mutande le devo cambiare. E Jack, se le cambiate Aspetta. stamattina, le puoi cambiare anche stasera prima di andare a Hai dormire. visto mai Scusa, che. ma sono informazioni importanti, Ma l'igiene è hai visto importante. mai che si spaventa? Sì, aspetta a cambiarle, hai visto mai che ti spaventi? Poi ne devi fare tre paia. Comunque. Proprio così? Hai visto mai si Ah, spaventa? vabbè, Fa. ok. Comunque, siamo come al solito soli al buio con una torcia. Tanto per cambiare. Lanzasauro dice subito una domanda, dopo averlo giocato lo consigli oppure invece aspettare che magari scenda un po' di prezzo? Secondo me, forse la longevità non è il suo forte, anche se te lo puoi rigiocare in lungo e in largo. Però io lo consiglio perché rispetto anche ad altri giochi di questo tipo, tipo questi film interattivi, io l'ho trovato più vario, più divertente. E se poi ti piace l'horror è un. No, che salta giù. No, ho fatto una stronzata. Sono saltato giù e Nella forse miniera? non volevo saltare giù. Sei scappato via perché Jack the Killer ha detto che nel frattempo lui voleva giocare nudo. Cioè, non ha detto che ti voleva nudo. Vabbè, tanto lo streaming non lo fa lui, Per quindi. fortuna non lo vediamo, ma lo sappiamo e basta. La cosa ci disturba un po', ci inquieta, ma va bene così. Ma Ciao Mario! siamo persone aperte. Comunque sì, senti, io lo consiglierei, forse non a prezzo pienissimo, perché comunque ora il momento è pieno di giochi belli e grossi da giocare e spolpare, però secondo me in un secondo tempo può essere un ottimo titolo da provare. Cioè, se piace il genere poi assolutamente sì. Vediamo se si manterrà altrettanto divertente, perché insomma vediamo se. Visto c'è stato questo colpo di scena di Serial Killer, vediamo chi c'è veramente dietro a questi omicidi. E ho paura che la risposta non ci piacerà. Senti, mi chiedono se sono anch'io toscana. Ecco, Assolutamente no. appunto. Fortunatamente no, per la Toscana. Fortunatamente no, per me fortunatamente no. Io sento dei rumori strani. Senti dei E rumori mentre te strani. parli, ma Scusa, mi distraggo, mi i distraggo. mostri mi assediano. Fai te.
te leggi pure la chat. Mi chiedono se vale come titolo dell'anno, posso rispondere io? No. No, titolo dell'anno no, no ragazzi, no. C'è... ci sono altri titoli, papà, perché dai, gusti sono gusti. Però ci sono altri titoli un po' più grossi, però secondo me può giocarsela sui primi 10. Continuano a dire che c'è qualcosa del ritorno in audio. Noi in realtà siamo senza audio, ragazzi, qua. Per cui non saprei. C'è un ritorno in audio, nel senso, ma proprio totale ritorno. Facciamo in... così, prova a spostare il microfono più indietro. Nostro, che dici? Ok. Se succede un casino, è colpa mia. Ma mamma, è colpa tua anche, perché faccio tutto questo per te. Oh! Vedi che succedono già casini nel gioco. No, se se l'avvicini è peggio, per me. Se l'avvicini è peggio, è meglio di dover mettere tipo terapia. Tu intanto puoi fare cose così a noi. Oh, cos'è? Cos'è? Cos'è questa roba? È Gollum! Questo gioco sta diventando un po' di tutto. Ma è diventato Gollum! È Gollum! Ma che è? Fantasmi, malato di mente, uomo con lanciafiamme e anche adesso questo, quattro robe insieme. Sì, forse voglio fare un po' troppe cose. Forse fa un po' troppe cose questo gioco, in effetti. Sai, mi sa che io faccio una morte brutta, forse, eh? Oddio! Oddio! Un po' se ritorna in audio di sempre. Allora... Mamma, ma ci dici se va un po' meglio adesso l'audio oppure se invece... No, dovrebbe essere anche qui. Cazzo. Comunque vorrei chiederle qual è la marca dei rossetti. Sì, brava ragazza, Giulia, che si sente male ora. Doveva stare come era prima. Ora se si spenge la comunicazione, sapete che è colpa sua, che ha toccato qualcosa e non doveva. Andiamo. No, forse non hai toccato niente. Io intanto sto cercando di salvarmi nonostante te. Senti, ma perché ogni volta che facciamo un streaming ci deve essere una diatriba tipo in italiano e inglese, adesso microfono sì, microfono sì. Perché lo streaming è una cosa. Comunque credo che il gioco abbia raggiunto il suo punto di non ritorno con il Gollum. L'audio adesso è qui. La Zasauro ti vogliamo bene, rassicuraci. Abbiamo cambiato. No! Il gioco è ragazzi, un attimo solo, che ora. Usciamo da questa situazione. Usciamo da questa piccola impasse. Comunque cos'è che una telefono? Cioè, una cosa che ma che sciocasso. Guardala! Ma neanche da 4.000 metri. Una caduta di 20 metri. Si è fatta malissimo. 20 metri li ha. Però li vedi. Non si è neanche slogato una cioè neanche nulla. Era neve fresca. Ma beata lei. Sistemi l'audio del gioco. Sistemiamo l'audio del gioco. Ok, va bene, va bene, va bene. Allora un attimo, mettiamo in allora, pausa. Vediamo un pochettino cosa. Sistemiamo dico. L'audio del gioco. Un attimo che vado sugli controlli. Mentre tu intratteni il pubblico con i tuoi aneddoti. Cioè, giustamente fanno notare che. No, scusatemi, le ho letto una che mi fa scompisciare. Emily è come Lara Croft, sopravvive a tutto ma è brutta. In effetti non ha tette, non ha la treccina che le sventola sul sedere, però anche lei ha la torcia, anche lei sopravvive a tutto. Cioè mi sembra un'osservazione. Ma era alto il gioco o noi? Era alto il gioco? Il gioco. Ora è bassino, guarda, metà, perfetto. Perfetto, adesso dovremmo essere ora dovremmo essere a posto. Perdonatemi questa... Che ogni volta non so perché non lascio tutto i settaggi fatti. Ma è tutto questo, il tizio che era con lei. Te sì, che stai parlando di Matt. Matt in realtà l'aveva abbandonata. Esatto, Matt dopo anni di mesi di zerbinaggio, si è finalmente tirato fuori le palle e l'ha abbandonata al suo destino. A un certo punto si è trovato se scegliere se salvarla o saltare. O la dignità. Lui, o salvare la dignità. E ha salvato se stesso. Infatti mi fa piegare l'idea di quando si incontreranno, immaginare fuoco che e fiamme. Cosa le farà. Intanto ecco lei che corre, sempre più Lara, sempre più meno Croft.
merda, che c'è? Pronta adesso? Ad avvisare tutti che è arrivato Gollum. Se l'ha messo nella palestrata di Gollum. Fatemi entrare, fatemi entrare! Facciamola entrare. Non l'avrei lasciata fuori, quindi una così. Ma no, la pietà umana, dai! Chiudi la porta, oddio, chiudi la porta! Em, stai bene? Non credevo, ce l'avrei fatta! Urlavi a squarciagola! Come stai? Sono tutti sopravvissuti tranne Josh. Ricordiamolo che invece il padrone di casa, che era quello in realtà che li aveva invitati, lo sbroccato. Esatto, il fatto che erano morte le due sorelle. Solo chi si è collegato ora intanto, preoccupati o confusi? Chiudetela fuori, l'avrei fatto anch'io. Preoccupati o confusi? Io direi confusi. Un mostro? Ma che è? No, preoccupato, stai bene, dai. Preoccupato o confuso? Vabbè, ragazzi, io ho dato preoccupato perché l'hai detto te, eh? No, così se la prendono con te dopo. Sono dovuta scappare. C'era quella cosa, ma non so cosa fosse. È Gollum, dai, è Gollum. Non ha mai visto il film. Non hai visto il film? Neanche uno. Preoccupato o confuso, di nuovo? No, cos'è successo? Ma anche dov'è Matt, perdonami. È vero, scusami, lo chiedevano prima dov'è Matt. Ecco, vediamo se ci dice dov'è Matt. Calma, Emma, dov'è Matt? Sta bene? Non voglio parlare di... Non sarà un bel ritorno, sarà un bel ritorno. Mi ha abbandonato. Quando me ne stavo appesa alla cazzo di torre, a un passo dalla morte. Quale torre? Giustamente. E delle domande, cara. Il pozzo minerario e lui è sparito. Wow. Quale questo è un appello alle ragazze all'ascolto. Siete sempre gentili con i vostri uomini, potrebbero abbandonarvi in cima a un monte con Gollum incazzato. E poi ci chiedono se in questo momento l'unica persona che è morta è... Jessica, sì, purtroppo Jessica. È morto il Jessica, era l'unica parte un pochino più piccante. Sembrava che dovesse uscire per riprendere il discorso dell'altra volta, è morta proprio. Infatti era l'unica che dava la fila da torcere a Emily, che era una bella gara fra stronze. Ascoltatemi, nella torre c'era una radio e sono riuscita a parlare. Sono anche dati di Troia vicendevolmente, chi arrivano? Nessuno? Sei viva. Attenzione, non ci dimentichiamo infatti che Mike precedentemente stava con Emily. Quindi adesso è morta la fidanzata di Mike, che è Jessica. Matt è desaparecido. Quindi mi sembra un bel ritorno di fiamma, eh. Attenzione, chi può essere? Chi sarà? Non è Jess. Sarà me. Ciro Sigone, se hai visto questa scena un'altra diretta ed è completamente diversa, è per colpa o per merito dell'effetto farfalla. Qualunque scelta fa il giocatore all'interno di questo film interattivo, in realtà cambia un po'. Cambia i bivi della trama. Esatto. È il bello di questo gioco, è che ciò che porta anche a rigiocarlo, ciò che aumenta un po' la sua longevità. Intanto, però, qui abbiamo. Dammi la pistola o ti tengo d'occhio? Io tengo d'occhio la porta. Ora. Io non mi sembra un tipo da tenere una pistola in mano. Sono d'accordo. Io direi suggerisci, io faccio fare il coraggioso, io tengo d'occhio la porta. Va benissimo. Va bene anche a voi? Salutiamo anche Ferdinando che si è appena collegato. Salutiamolo. E sì, tieni d'occhio la porta. Teniamo d'occhio la porta. Anche quattro occhi, dai. Occhio la porta, non ci rompere. Okay. Apro la porta. Pronto? Pronto, sì. Vai. Ehi, fallo e basta, non ci sarà muoviti. Vuoi tengo io la pistola? No. Facciamo così. Gianni Pinotto. Non mi dire che aprono e non lo trovano più lì dentro. Attenzione. Ma qualcuno fuori, eh? Attenzione, l'uomo lancia fiamme. Non ti muovere. L'uomo lancia fiamme che si libera dei ragazzini con estrema facilità. Tra l'altro avrebbe avuto vinto un gioco facile. Ok, e adesso calmatevi. Ora, insomma, andatela, muovetevi, devo dirvi qualcosa di importante. Ma non sembra estraneo, tra l'altro mi fa morire che lo chiamano estraneo. Come Lost. Tanto non sembra ostile, però. Non sareste dovuti tornare. Io non mi avvicinerei al lanciafiamme con lanciafiamme al fuoco, però fai te. Sì, ci sono più finali possibili. Almeno una decina, dicono, anche di più. Non mi piace vedere voi ragazzini. Dipende quanti salvi di 8 persone, perché le puoi salvare tutte anche. Attenzione. È vero, questa montagna non mi appartiene. Ah, questo è il pazzo che dicevano che era scappato di galera. Questa montagna. Qualcuno gli ha fatto anche saltare di lente. Ah, questa era Wendigo. Ah, vedi, la leggenda del Wendigo. Creatura mitologica degli indiani. Un po' lo può mannare, un po' Gollum. Non che abbiamo altra scelta. Quanto sei colto? Minchia. Innamorata della tua cultura. Sulle stronzate, sinceramente, non sono secondo a nessuno. Lo Wendigo è... Però se il giorno esame in un bosco, almeno so cos'è un Wendigo.
Ci chiedono qualcosa. Se finiamo il gioco stasera. La vedo dura, perché in realtà mancavano forse 4 ore, ma chi può dirlo? C'è. Stasera ne facciamo 2. Stasera facciamo 2 orette e vediamo fin dove ci porta. Secondo me ormai la trama un po' ha avuto la svolta, quindi ci sta che di qui in poi le cose si muovono abbastanza veloce. L'occhio massacrato, si scatenerà. Oh, cazzo. E comunque la profezia del Wendigo. Lui dice: puoi vedere che era il Wendigo? Quello che ha preso Jessica. E lui sta rivedendo. Lui sta rivedendo e dice: io lo sapevo, bravo stronzo. Devi trovare un luogo sicuro. Il seminterrato. Ma certo, il seminterrato mi sembra sicurissimo. Da che vita è vita, da che mondo è mondo. Fino all'alba. Ragazzi, ho lasciato Josh quando ho sentito urlare. Dove l'hai lasciato? Nel capanno. C'è da recuperare Josh, che per quanto scemo ormai è morto. No, eravamo. Lo so, in effetti sarebbe bello giocare una volta a settimana sempre a 9 puntate di Until Dawn, no? Cambiando tutti i vari bivi? Ma sarebbe carina l'idea. Dovrei essere il suo miglior amico e gli ho portato le spalle. La striga circolare sulla ragazza, su Ashley anziché su Josh. L'avremmo, secondo me sarebbe interrotto. Allora che lui non avrebbe voluto la morte di lei, quindi in qualche modo avrebbero deviato su di lui. Sì. Bene, però lei se ne sarebbe ricordato. Scendete nel seminterrato al sicuro e non uscite. Dunque, fino al nostro la grande tattica è infilarsi in un punto in cui possono essere tutti insieme e massacrati per bene. È proprio il tipico film americano. Beh, direi. Beh, il gioco è bello per così, anche anche non perché gioca molto con i cliché del genere. Mi hai capito? D'accordo. Sì, siamo su PlayStation 4. D'altronde è un'esclusiva PlayStation 4, quindi siamo dove stiamo giocando. Intanto comunque l'idolo, posso dire il tipo con la lanciafiamme? Ma infatti muore di sicuro come l'ero di Shining, ma muore di sicuro, è troppo forte. Sai cosa dovremmo fare? Oltre al momento Coricini ci dovrebbe essere il momento artista. Tipo Boris. Esatto, tipo Boris. No, non lo so. Ma lui muore subito, è chiaro. Scusami, però gli ha dato un fucile in mano a questo. Sì, è perché gli serve una mano. Lo so. Io non mi fiderei di Chris, ma neanche morta. Perché dice che non riuscirebbe a mettere un canestro. No, aspetta! No! Attenzione! Momento Eros, momento eroe. Attenzione. Ci vediamo presto. E te lo appoggio, gli ha detto chiaramente lui nella sua testa. Ha detto ci vediamo presto e te lo appoggio. In queste cose. No, lui ha pensato. Il fucile, ti appoggio il fucile. No, ha detto solo ci vediamo presto, ma ha pensato forte. Però devi stare attento e fare come. Guarda lei come lo guarda speranzosa. Mi chiedono quale gioco vorrei giocare con te la prossima volta. Dipende ciò che multiplayer ci farà giocare. No, se potessimo scegliere tra tutti i giochi dell'universo. Io intanto finirei questo, poi non lo so. Tu cosa vorresti giocare? Esatto, ma allora le interessa. No, ma allora come le avventure, perché sono quelle in cui puoi chiacchierare come ti pare. Lo temono. Sì, tipo Metal Gear te lo giocherai visto? Metal Gear figo. Se ti ricordi un po' la storia, che non è proprio. No, Metal Gear in effetti sarebbe una bella sfida. Sarebbe una bella sfida. Dove sicuramente fare delle figure barbine con il mio scarse capacità di stealth. Ma allora giochiamo, allora cosa se tu sei scarso mi diverto. Voglio dire, ti diverti sempre, soltanto quando io sono scarso. Possiamo anticipare le loro. Sì, scusate, mi distrago. Seguono determinati schemi. Vedi, seguono gli schemi come un animale. Ah, Mad Max ci chiedono. Anche Mad Max sì. Dovrebbe arrivarmi, si spera, nei prossimi giorni. E avrei piacere, stiamo rivedendo queste cose. Avrei piacere di giocare anche Mad Max. Che tanto ho provato in lungo e in largo e potrebbe essere carino. Raccontiamo magari invece anche ai nostri amici collegati che Mad Max ha avuto anche la fortuna di fare un frescura. Sei andato sulla macchina. Sì, ho guidato, non ho guidato personalmente, ma ho fatto un giro sull'Opus Magnum. La Magnum Opus, scusami, che è la nuova macchina di Mad Max. Se resti immobile, sono come i rospi. La loro vista si basa sui movimenti nel loro campo visivo. Che non mi muovo, rimango invisibile. Omino bianco ci penso, giuro che ci penso. Cosa? Cose nostre, ma tu devi stare concentrato a giocare. Tanto dopo la leggo la chat. È vero, tanto la chat è in chiaro, la stiamo mettendo in chiaro anche stasera. Sì, signora. Comunque abbiamo scoperto intanto, mentre te chiacchieravi e fai la simpatia con la gente, che Wendigo non vede se ti muovi. Se non ti muovi, non ti vede. Un po' come Tyrannosaurus di Jurassic Park, è un po' come, secondo me, un po' come... Queste cose. Senti, ma Vazzanicchi. I Vazzanicchi. Secondo me non ti muove se non ti muovi. E Jurassic Park di cosa contendi, Lorenzo? Aspetto di ciò che erano. Vabbè, hai risposto, Diciamo, mi considero un araldo del fucile. Vabbè.
se posso essere curato. Ripeto, se c'è una stronzata là, te potresti fare una spaccata in diretta, se vuoi. Ultimamente vanno di moda. Ma se sono ancora umani, forse non è giusto. Attenzione che Chris ha un momento di umanità in cui dice: ma se sono ancora esseri umani, forse non è il caso di fare l'ordo in macchina. Lascia fare, bello di mamma. Aspetta, Chris, te non dureresti nemmeno in un asilo, figuriamoci. Tanto noi abbiamo completamente annullato la tensione del gioco. Sì, scusa, ma anche per leggere le loro cose. No, no, concentriamoci, hai ragione, concentriamoci. Ma no, per me è il momento di Gollum. Ricordiamo che stiamo cercando Gollum. Sì, fondamentalmente Wendy Gollum, avremmo chiamare. Esatto, Wendy Gollum. E a cercarlo c'è l'uomo con lanciafiamme aiutato dall'uomo più inutile. Con un fucile in mano. Con un fucile in mano. Come faceva meglio metterlo in mano ad Emily. Emily, se lo metti in mano ad Emily è sempre meglio. Questa la faccio per i ragazzi. No, non la possiamo tagliare, lo streaming è così. Comunque stiamo liberando Josh. Merda. Josh. Nel frattempo si sta scatenando un putiferio su Konami. È argomento spinoso Konami. E sull'uscita. Lo sai, no, cosa ha fatto Konami? Fatto un po'. Un po' così. Ha fatto un po' la buffa. Intanto Josh se n'era bellamente sfuggito. Oppure peggio, perché vedo del sangue, vedo uno sgabello rotto. E meno che non sia un. No. Silenzio! Non è una bella cosa. In teoria, almeno per quanto riguarda i distributori italiani, c'è da dire che ogni volta che mandano un prodotto italiano. Attenzione, questa è l'esperta che parla. No, l'esperta è vero. È vero. È il lavoro mio, per quello lo dico con cognizione di causa. Il distributore italiano, quando manda i giochi alle varie catene o varie negozianti, tanto sappi che rendicoti immobilizza e ti strappa la pelle un pezzo alla volta. Vedete, tre scherzi, stai attento, perché magari per Konami ti mantiene più cosciente mentre ti vuole trovare gli interni uno dopo l'altro. Nemmeno le suocere fanno una roba così. Abbiamo una donna. Poi gliel'ha detto già proprio a cadere, capito? Cioè, sì, già sappi, esatto, per sappi. Per tranquillizzarti. Non sai usare il fucile che ti ucciderà e ti strapperà un pezzo per volta. Infatti, guardalo lì da solo. Contento come una Pasqua. Posso finire il discorso di prima? Prego, l'angolo dell'esperto. Stavo dicendo che ogni volta, appunto, che un distributore manda delle copie di un gioco a un rivenditore, tra l'altro, a parte che lo fa anche sapendo anche quali sono i tempi di spedizione, quindi si evita di far arrivare il gioco troppo presto in anticipo per evitare, appunto, rischi di rotture di day one. Che sono state rotte perché i negozianti hanno preso copie straniere. Allora, esatto, perché invece solitamente viene fatta firmare una lettera dove ci si impegna a pagare una penale qualora si rompe il day one. Poi ci sono stati day one di qualunque gioco rotti già in passato, perché poi basta che magari una catena o un rivenditore importante, è difficile che sia uno specializzato a far succedere il putiferio, una catena importante, quindi che fa volumi importanti di vendita, rompe il day one, e allora poi tutti gli altri dicono: ah, se l'ha fatto lui, allora lo faccio anch'io. Molto più facile invece, appunto, che succeda con delle copie straniere che quindi non fanno capo a Digital Bros, in questo caso, che è il distributore di Metal Gear, che oggettivamente penso che abbia fatto tutto il possibile, anzi sia anche danneggiato da tutta questa storia. Anche perché poi se sono copie estere non ci guadagna Digital Bros perché è distribuzione parallela, quindi è un danneggiamento per tutti. Ciro Savona chiede: è morto Josh? No, l'hanno incarcerato, nel senso che... Josh, allora, si era scoperto che non era morto, aveva fatto sto mega scherzone agli amici, l'aveva rinchiuso giustamente in questa casetta di legno. Peccato che la casetta, a quanto pare, sia stata visitata da un wendigo, lui non c'è più. Momento cuoricini, vi posso dire che abbiamo preparato una roba? Io mi dissocio da questa cosa. Mi ha detto Lorenzo che noi non potevamo mettere i cuoricini sulla chat e io ero triste. Io mi dissocio da questa cosa. Avevo preparato i cuoricini. Vabbè, volevo metterli anche i cuoricini, se non me li fai mettere, scusa. Scusate, cerco un'uscita nel frattempo qui, Perché chi è l'uscita più porca di quella porca? Oh, eccola. C'è un tizio nel gioco che mi sembra uno di Agents of no! Shield. No! Si è mosso! Mi si è mosso! Che ha fatto a muoversi? Presto, vai! Ora! Vabbè, muore. Porca troia! Che cazzo! Indietro! Porca troia! Dobbiamo andarcene! Oh cacchio! Oddio! No! Mi è morto già il lanciafiamme! Oh,
fantasma, va. E non va bene così. E ora siamo da... mi sa che... non regge. Sara, quando vedrai questo strido, sappi che tutti i consigli li avevo preparati per te. Non ce la fa, non ce la fa. Ehi, prendi questo. Non ce la fa, non ce la fa. Però, ce la fa. Non ce la fa. Ha fatto pure male. Non ce la fa, non ce la fa. Merda. Dai. Non ce la fa. Attenzione, esce. Oh, grazie a te. Oh, lo fa entrare giustamente, lui non l'ha ucciso e l'ha sempre portato bene, gli ha dato un bacio. Chris, allora ci chiedono infatti cosa è successo. Dobbiamo dare quel mostro, era proprio dietro momento. Di me. Magari aspettiamo questo momento e poi quando c'è un attimo di calma. Ecco, è arrivato l'attimo di calma, è veramente Gollum, ragazzi. È veramente Gollum. Cioè... fatta fantasia. Attenzione, Josh l'hanno rapito, preso, rapito o ucciso, non sappiamo. E chi era però? Non era allora. Aveva la testa, quindi era Josh. Oddio, ragazzi, ok, recap. Puntate precedenti. Allora, Mike, che stava insieme a Jessica. Aspetta, lo facciamo attraverso la simpatica interfaccia. Perché abbiamo tutte le varie scelte dell'effetto farfalla. Ok. Vada là. Allora, ci chiedono chi è morto e chi abbiamo salvato. Allora, però è morto la bionda. No, non è un po' impupaga. Allora, perché i maschi la bionda? Era bionda. Non è che una donna perché è bionda, cioè non ha un nome. Era un l'unica nome. Bionda, credo. Del si chiama Jessica. Ok, Jessica. Non è che per forza c'ha soltanto il culo ed è bionda. Ok, la bionda col culo, Jessica. Ok. È morta male. Jessica, che è la fidanzata di Mike, è morta male. Non abbiamo capito bene chi l'ha ammazzata. Dai, direi che l'ha ammazzata lui, dico strappandole la mascella. Non l'abbiamo visto. Lo dici tu. Non l'abbiamo visto, ma probabilmente è finita. Però così. Non è stata una nostra scelta. Chi invece abbiamo non scelto... siamo riusciti a salvarla però esatto. Diciamo così. Chi abbiamo scelto invece noi di ammazzare, però ovviamente una volta che diciamo qualcuno che non muore mai è Josh, che è il padrone di casa. Dovevamo scegliere appunto Chris, il ragazzo con gli occhiali, doveva scegliere se salvare la ragazza lui. Ashley oppure Josh, quindi la ragazza che gli piaceva o il suo migliore amico, e stranamente tra l'altro ha scelto invece la ragazza e ha ucciso secondo lui il suo migliore amico, che però non era una finta morte, era una finta morte perché in realtà aveva inscenato tutto quanto per fargliela pagare gli amici per l'anno precedente. E l'altra scelta che abbiamo sperato invece che morisse e che non è morta era Matt, che è il fidanzato di Emily, che in questa sera non si è ancora visto, e che è un ragazzo invece di colore che aveva scelto di salvare se stesso e mettere in repentaglio la vita di lei, che invece è crollata giù insieme alla torre, se non che lui non sappiamo che fine ha fatto, invece lei è tornata a casa, è tornata tutto. Ed è diventata Tomb Raider. E non è morto nessun altro per ora. Ma visto l'arrivo di Gollum, ci aspettiamo. Abbiamo però visto che Josh, che invece noi avevamo incarcerato, avevamo intrappolato insomma da qualche parte per perché punirlo era dello scherzone, e in verità invece è stato trascinato rapito da dai Gollum. Però non era un Gollum. Sì, era un Gollum. Era un Gollum, cioè non c'aveva gli stivali. No, era un Gollum, gli stivali ce l'aveva Josh. Come il gatto, il famoso Gollum con gli stivali, esatto. Va bene, ok. Detto ciò, direi che possiamo andare avanti. Sopra ci sono dei Jessica si poteva salvare, secondo me sì. Sì, si può salvare, noi non l'abbiamo salvata perché abbiamo sbagliato dei quick time event e quindi siamo arrivati troppo tardi ed è morta malissimo. Fede, la bionda bella col culo è già morta. Fattene una c'è rimasta la panettona, eccola qua. E c'è rimasto anche comunque The Killer, che è a casa, che è sempre in mutande, ricordiamocelo. Però non è la panettiere, quindi non ci interessa. Un'altra via d'uscita. Mike, non credo sia una buona idea. Dovremmo restarcene qui, fermi fino all'alba, finché non saremo salvi. Ora immagino sarà la saga delle pessime idee, d'ora in poi. Diventare una bella cena per quella cosa quando deciderà di farci a brandelli. Arriveranno i soccorsi domani mattina. Tu non pensare un po' il nostro dialogo, anche posso usare un po' di arriveranno, vero, Em? Sì, attenzione al culo della panettiere. La panettiere sfoggia un pantaloncino attillatissimo. Un pantaloncino. Ma abbiamo la chiave della funivia. Tattico. Andiamo se abbassando magari un po', scusate, provo. Tattico pantaloncino. Amore, me lo compro anch'io. Beh. Lo compro anche a te. No. Già che ci siamo. No. Andrea ci dice: bravi, siete riusciti a non far morire nessuno ancora. Sì, Jessica purtroppo. C'è morta Jessica, c'è morta Jessica, sì. E ricordiamo che il gioco può anche essere giocato in lingua originale. Cosa ha preso Josh? Però non lo faremo perché siamo su un canale italiano. Sappiate però che il doppiaggio in inglese oggettivamente potrebbe averlo rende portato di più. Giù nella miniera. Quindi intanto si chiedono che fine ha fatto Josh.
Ho visto cose il pandoro della panettiera mi piace. Fa molto Natale. Fa molto Natale, sì, sì. Non è più un panettone con pandoro della panettiera. Al diavolo. Panettone prenderò la chiave dalla camera da letto di quel coso e poi porterò tutti quanti via da qui. Che cosa sono? Ciro stagona nel frattempo invece vuole prepararsi una pasta con il tonno. Bravo, bravo. Semplice. Un filino d'olio, un po' di cipollina, la fai ti soffriggere. Ti vuole pasta roba? Non mi interessa che è un party italiano. Poi ci metti giusto, la fai soffriggere, fai un pochettino riprendere un pochettino l'olietto mi, e ci aggiungi. Scusa, qui si parla di gente morta e ti mi pare di pasta all'olio, al tonno. Ma io non ho parlato. Ma veramente, allora non so. Davanti alle fosse comuni facciamoci un fritto, io non lo so. Io non ho parole. Ho trovato dei documenti. Sapevano che la miniera era pericolosa, ma non l'hanno detto. Non so bene cosa significa. Da un momento toccante. Ho trovato una sedia. La sedia elettrica col sangue secco ovunque. Forse qualcuno torturato. Michael, possiamo pensare... Allora, ricordiamo chi si è collegato oggi, non ha visto le puntate precedenti, che sono in una baita. Vicino a questa baita sembra una ma ancora siamo a fare un recap. Sì, ma basta. Vicino a questa baita c'è un sanatorio. Sotto al sanatorio c'è una miniera e intorno ci sono l'ira di Dio dei pericoli. Ok? Il Gollum. Questo Gollum. Ciro, fammi sapere se viene buona, mi raccomando la cottura. Che cos'è? Attenzione. No, non è niente, mi ha morso. Attenzione, attenzione, perché lei è stata morsa dai Wendigo. I Wendigo mi sa che sono tipo gli zombie. E quindi mi sa che tocca far finaccia alla nostra amica Emily. Sto poverina, le stanno già uscendo dei brufoli, caspita, guarda. Em, se ti ha morso. So cosa state pensando, ma io sto bene. Davvero? Sì, Emily, facci dare un'occhiata. Emily, non è candida, facci dare un'occhiata. Aspetta, forse è l'unico momento in cui se qualcuno esce le tette, magari l'ha morsa sulla tetta. Non credo, sembra più la spalla. Ma dovrà togliersi la magliettina. Aspetta, sei sicuro? Vedi che i Wendigo nascono dal cannibalismo. Diventi uno di loro e alla fine ti trasformi e ci attacchi. Oddio. Non puoi restare con noi. Ma un antibiotico? Devi andare, la sta sacrificando. Ci stai mettendo tutti in pericolo. L'unico che in realtà non sa che l'è stata morsa in questo momento è Matt. Non puoi restare qui. Mike, datti una calmata, ok? Non sappiamo se funziona così, forse è solo un morso. Poi non succede niente. Ho visto cosa fanno quei mostri e non voglio rivederlo. Poi sta anche un po' sul cazzo a tutti, quindi fondamentalmente. La porta è qui. Puoi scegliere di uscire liberamente. Santa pace. Oh no, lo sapete benissimo che mi state condannando a morte. Dato che ma se adesso hanno mosso i Wendigo, dovrebbero farle male. Perché non di loro, pezzi ormai. Come con... Ok, cazzo, vuoi andartene? Vai, fuori di qui! Attenzione. Oddio. Mike. Attenzione. Attenzione al culo anche della panettiere, direi. Ma... L'attenzione è un po' suddivisa in maniera non equa tra la pistola dobbiamo e il culo della panettiere. Dobbiamo restare al sicuro, Ti prego. E qui non è sicuro finché ci sei tu. Non per noi. No, non farlo! Attenzione perché... Attenzione no, che... non ci credo. No, non le sparo. Cosa fa? Le sparo? Allora, chiediamo un attimo agli amici collegati. Che cosa facciamo, ragazzi? Io non sparerei, sinceramente. Anche perché... Loro dicono di non sparare. Secondo me... Secondo me no. Non sparate, Emily. Anch'io vi tirei perché... A parte l'atto di pietà, io pure che il sangue sia infetto. È quello che dicono loro, cioè se l'hanno morso lei potrebbe diventare un Wendigo. Sì, e anche il suo sangue però se magari la schizza addosso. Guarda, sai che la stanno facendo un po' troppo lunga. Non lo so, io non sparerei in ogni caso, dai. Ma non la possono mandare fuori, la fanno mangiare dei però lupi. C'è chi dice spara, io rispara, Non senti, sparare. Se Ciro Sagona che sta preparando la pasta col tonno, che tra l'altro è l'ultimo soggiorno a casa, parliamone, dice di non sparare, io non sparerei. Proviamo a non sparare, ok, abbiamo deciso di essere... Io l'avrei ammazzata, si sia chiaro che io Ciro l'avrei... Ciro ha detto, ho visto un totem in cui veniva detto di non sparare. Senti, se l'ha visto lui mentre preparava la pasta col tonno... Allora ci fidiamo di voi, Ciro, non spariamo. Ciro, perché l'ultimo giorno che mangi a casa? Che ti è successo? Cazzo, non posso farlo. Abbiamo modificato la storia. Forse, per ora, merda, cazzo. Io l'avrei ammassata. No, ragazzi, va bene così, io sono d'accordo così. Se vedi qualcosa di strano. No, non è infetta, dicono, qualcuno non è infetta. Ma noi ci fidiamo di... al culo. No, però, lui ha parte buona, non, forse non lo so. No, il suo no. Il suo non era bello.
abbiamo visto. Continuano ad avere inquadrature sul culo della panettiere. No, tra l'altro posso notare che hanno messo delle luci che vanno solo sul culo della panettiere. Guarda, guarda, incredibile! Cioè, sono tutte al c'è buio. C'è un faro apposta, guarda, per il culo della panettiere. C'è un'inquadratura. La luce è stata scelta proprio per inquadrare il suo pantaloncino. C'è un cono di luce sul culo, tipo Mr. Bean quando fa all'inizio della. C'è un cono di luce. Allora, Simo, hai ragione. Simo dice che erano 3 capitoli che la volete morte e ora lo so. Non hai avuto il coraggio, eh? Alla fine la solidarietà femminile ha vinto. Bravo. Bravo. No, no, i cuoricini te li puoi mettere dove dico io. Se c'era Sara, sono sicura che mi diceva di non ucciderla. Allora, domani mi trasferisco per università e tornerò a casa tra 4-5 mesi. Cimo, intanto dove abbiamo vai? Un'informazione sui Wendigo. Un po' ossessionato. Non mi hai fatto girare le pagine, adesso non sapevo. No, scusa, mi stavo vedendo. Se non lì stava scritto. Ah. Da una tribù, i Krill e i loro sciamani narrarono. Aspetta, devo leggere le pagine, poi eventualmente vediamo per bene. Il morso. Ciao Axel. Il morso non è nocivo. L'unico modo è nutrirsi della carne di un altro, e non c'è altro modo. Quindi in teoria abbiamo fatto bene. Cosa dico? Cosa dico? Che la panettiera è il culo cada rifrangente. Soprattutto in questi giorni di luna piena. Guarda, guarda, guarda. Vediamo se la è. No, 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 no. Oddio, che faccia da pazza. Rassicura o sorvola? Minchia. Starai bene, dai, rassicuriamo. Sì, dai, sì, stai bene. Ma gli scemi si rassicurano. Beh. Sì, ci guarda, va tutto bene, Ashley. È un mandolino che si suona con gli occhi, il dice l'altrosauro. Il culo della panettiere. Se ti mordono non è infetto. Non succede niente. Fammi vedere. Scusa, cosa hai detto? Emma. Cioè, ma da che la volevano ammazzare la nonna l'ha lasciata in casa. Cosa? Se ancora si incazza. Bene, Mike quasi mi sparava e dovrei stare. Non t'ha sparato, su, infatti. Quasi lo lasciava fare. Ehi, sei ingiusta, era spaventata. Io sono quella spaventata. Scusami, Emily. Non sapevo cosa sarebbe accaduto. Nessuno lo sapeva. Lui sta già pentendo della scelta, posso dire? Ti prego, cerca di capirmi. Capisci questo, stronzetta del cazzo? L'hai visto? Scusa. Le do uno schiaffo. Ha fatto bene, ha rotto le balle. E mi chiedo invece, c'è una domanda importante di Jack the Killer, l'uomo in mutande da casa, ricordiamocelo, che mi chiede. Giulia, preferisci gli short di Ashley con l'Andy Sam? Subito. Ma sai che secondo me, allora dipende cosa ci devi fare, sinceramente, Jack Killer, non mi piacciono tantissimo quei pantaloni catari frangenti. Ma sono da scie, sono a montagna, no? Chiedo. No, non mi piacciono catari frangenti così, cioè... C'è il momento cervello. Darmi retta. Delle persone sono morte per le tue scelte. Non so cosa sia peggio, se provocare eventi che hanno portato alla morte di qualcuno... O lasciare che si verifichi una tragedia. Perché non riesci ad alzare nemmeno un dito per aiutare gli altri. Ma chi è Josh? Sì, alla fine è la testa di Josh, che abbiamo capito. Non è lo psicologo, sembra uno studio di uno psicologo. No, è chiaro, lasciato morire le tue sorelle dall'altra parte. Non hai fatto nulla. Sei rimorso dalla tua paura egocentrica? Mentre una vera minaccia si avvicina. Ragazzi. La parte horror del gioco è essere chiusi in una stanza con 3 donne isteriche. In effetti sì. Anche 2. E senza un cheesecake per tenerli calmi. A me non piace il cheesecake. Mi ricordo quanti saremmo spacciati. Perché c'è la cheesecake, non il cheesecake. Malissimo. Va bene. I tuoi amici, le tue sorelle ti hanno abbandonato. Volevo essere un po' isterica anch'io. Infatti. E non ho, cosa posso usare per te? Lo so. Un babà, se di nasce. Spaghetti o baccheri? Il cielo no, i baccheri col tonno, no. Ci rossa con una guarda, che quasi l'ABC, gli spaghetti. Io sto cercando di seguire un gioco. Li hai feriti. Da napoletano, i baccheri col tonno, perché li hai feriti? Allora, loro hanno ferito me, non ho ferito nessuno. Ora visto non hai seguito niente, rispondite a questa domanda. Loro hanno ferito me, non ho ferito... Non ho ferito nessuno. Loro hanno ferito me, dai. Facciamo la parte di quello che. Non è colpa mia, non è colpa mia. Joshua, non di proposito. Hanno fatto uno stupido errore. A me lo ha detto un po' di silenzio ogni tanto. A me lo ha mettiti le cuffiette. C'è ragione. Ma non si può mettere le cuffiette. Tira via l'audio. No, nel senso che può sentire anche il gioco. Ho capito, lo senti, te lo compri e te lo guardi a casa tua. Ma c'è ragione, abbassa un po'. Sottoposti alla tua notte di orrende torture. Era solo un gioco, dai. Noi rimaniamo. Solo un gioco. Ma questo gioco ti ha portato dritto a una delle tue più grandi paure, Joshua. L'emarginazione. Che dicono?
No, Jack the Killer mi... Scusami, Coloco, se interrompo la tua... il tuo summary di Miglia Prigione. Ma... Antidon! Vuoi sapere che gioco, essendo fatto tipo una serie TV, ogni tanto fa questo recap per ricordarci a che punto siamo e che scelte abbiamo fatto. Così rivediamo anche gli ultimi momenti salienti, tipo Revolution, quando gli ultimi momenti salienti. Porca troia, ma che cazzo! Mi dispiace. Come ha ammazzato? Io non ho capito come gli ha tagliato. Così, con una chiamata volante. Il gol. Sì, gol. La chiave della funivia. Josh, ce l'ha lui. Che cosa so? Vedi, Josh ha la chiave della funivia, quindi senza di lui. Cos'è? Dobbiamo restare al sicuro, eh! Io ho fatto la cazzo da poter assicurarla, quale c'è la bella. Ma è vero, Matt non si vede neanche nel riassunto. Siede sulle scuole della panettiere. L'avrà nascosto nei pantaloni? Tornerò fra poco. Spiegherebbe anche perché così. Così Ciccio non ce l'aveva così. Il karma, attenzione. 2 ore all'alba. E in 2 ore possono succedere tante, tante cose. Ok. Chiedono, dicono il Wendigo assomiglia al Le Shin di The Witcher. Ah, sì, un po' anche volendo, sì. Un po' anche i Necker, un po' tutti i personaggi. Però soprattutto è Gollum. Direi che. È veramente gollummoso. Sì, che... cercando di trovare i soliti. I totemini, esatto. Ricordiamo che lui era il canotta, poi ha trovato un cappotto logor e da quel momento il cappotto è diventato parte del suo abbigliamento. Peccato perché era veramente geniale vederlo andare in giro nei boschi innevati col canottone. Jack the Killer ti chiede, il gioco è tempo reale? E certo. Ah no, non nel senso che è 2 ore, 3 ore, no. Ah no, no, in quel senso là, noi pensavamo che stavamo giocando veramente. No, in quel senso là. No, non è, non si svolge in tempo reale, ci sono un po' di tagli della... E se sarebbe stato figo però, eh? Sì, sarebbe stato figo. Sarebbe stata una bella idea intelligente. Bravo ragazzo, guarda che senza mutande col caldo si ragiona meglio. Bravo! Sarebbe stato una buona... Anzi, con le mutande senza vestiti, scusate, non mi hai detto senza mutande. Lapsus, Jack non l'ho detto lapsus, senza mutande. Brutto, tutto lapsus questo, Direi che non c'è una bene amata qui da cercare. Attenzione, posso... Lanzasaro mi chiede una cena romantica, cosa cucini a Lorenzo? No, ti dico cosa gli ho cucinato ieri sera, però glielo posso dire. Se abbiamo pensi che sia interessante per il videogioco. Vabbè, non sta succedendo niente in questo momento. Abbiamo fatto un bello spaghetto con le vongoline, in bianco però senza pomodoro, e poi una bella impepata di cozze. Non era romantica, però penso che tu abbia gradito. Mi rimproverano e mi dico, Lorenzo, concentrati in questa fase perché sarà difficile, devi prendere molte scelte. Vedi, te chiacchieri continuamente, io non prendo le scelte. Guarda, intanto c'è una manica sì e una manica no. Perché? Perché te? Io lo preferivo quando ero in canottiera. Ma ci credo lo preferivi in canottiera. Meno male che io riesco ancora a concentrarmi, va? No, sono napoletana. Pensavo fosse siciliana, bello siciliana però. Attenzione! Totemino. Ah, ma già siamo passati di qua allora. Ah, siamo tornati al sanatorio, è vero, è scemo. Capite, mi distraggo. Quindi sia questo che questo l'abbiamo già visto. Sì, sì. Gli uomini del miracolo, cosa diceva? Gli uomini miracolo. Sono quelli che sono stati salvati dalla mela miniera, che probabilmente mezzi sono mangiati e che hanno dato origine a questa brutta storia del Wendigo. Che nasce dal cannibalismo, Ah, perché c'è Gugno, ci deve essere il primo che mangia gli altri. Sì, c'è una di loro, praticamente, un minatore lì, in teoria, di Gollum. Sì, perché nasce proprio dal cannibalismo e da una sorta di maledizione di cannibalismo. Ah no, Ciro, non avevo letto prima, scusami, me l'ero persa. Vabbè, in bocca al lupo comunque. Che è successo? Si trasferisce per l'università. In bocca al lupo davvero. Allora, qui non c'è una secchia. Ma perché sei tornato nel sanatorio? Non lo sai. Ti potrei dire che l'avrei sentito se tu fossi stata zitta, ma non lo dirò. No, ma stavo parlando di pasta. Appunto. È importante. No. Allora, in teoria...
Emily dovrebbe trasformarsi in un wendigo se è stata morsa. Vabbè. Sarà divertente allora. Attenzione, c'è qualcuno però che invece mette un dubbio. Ora, Francesco manda non dire nulla se lo sai perché non lo vogliamo sapere. Però lui sostiene che Jess non sia morto. Ora, non so se perché ha già giocato il gioco. Jess o Josh? Jess. Ah, Jessica? Jess non è morta, Jessica. Ma l'abbiamo vista con la mascella aperta. Senti, abbiamo anche visto quello tagliato a metà con la sigla. Ho capito, ma io Wendigo non fanno gli scherzoni. Beh, direi che qua sopra non c'è una semplice, quindi posso tornare giù, ma giù che cacchio non la c'è. Lui è fiorentino sicuro. Si sente? Sì, forse l'hanno deciso se fossi fiorentino o dell'Alto Adige. Sì, un po' come per me, anch'io potevo essere di Bolzano. Sì, tu potevi essere sempre un po' di... Adesso Pasquariello come cognome, è proprio un tipico alto adesivo. Ho sbagliato tasto. Senti, sto qua è noioso però, Dove, era partito come il figo della situazione, è noiosissimo. Un attimo, ora scommetti che finisce malissimo. Carino, Sol Valogan, grazie. Sembra però, non cosa? Lo è, sembra. Ha detto, la ragazza sembra bella, ma ragazza, magari è la ragazza del gioco. Probabilmente sì. Se siamo tutto sto punto, siamo arrivati qua e... In realtà quel Wendigo e Jessica? No, quello non credo. Però potrebbe essere. Cioè, ragazzi, se dici? Tutto può essere. Ma non c'aveva, la mascella, Jessica. Non aveva più la parte sotto della bocca. Poi, per carità, tutto si può essere. Senti, concentrati perché non sta non, succedendo nulla. E non trovo. Sono 10 minuti che siamo qua dentro. Non trovo da fare. Signore, aiutatemi, se avete visto cosa, dove devo andare ci adesso? Ci date qualche indicazione, ragazzi? Dove devo andare? Siamo distratti a parlare di Jack the Killer che era sulle mutande, di Ciro Stigona che stava preparando la pasta. Io torno su, ma mi sembra la situazione. Se voi forse stai aspettando i 10 minuti che cuoce la pasta di Ciro. Tu dici? 10-11 minuti, se l'ha fatta al dente. Vorrei capire dove Carmine devo andare. Allora... Che make up usi per la diretta? Niente, è la luce in faccia. Magari tu usassi un po' di make up, forse ne avrei bisogno. Mi stai prendendo in giro, Jack the Killer? Attenzione! Porca troia! Che ha trovato? Era una porta in cui prima non sono riuscito a entrare, invece ora sono entrato. Non può essere Jessica il Wendigo perché è stata mandata da Wendigo, allora non lo so. Cosa stai facendo? Saluto le persone che mi salutano. Saluta. C'erano pure dei lupi una volta. Ma che cade i ritagli. Abbiamo superato le mille persone che ci stanno guardando. Cuoricini! Cuoricini! Calma! Sai che devo fare un cartello? No. Non devi farlo. E vabbè. Mi blocchi subito sul nascere. Datti da fare piuttosto. Senti, ma Matt. Una telefonatina. Che ti devo dire? Si fa più sentire quello lì. Certo che questo però non c'aveva proprio voglia di. Cioè, meno male che si voleva salvare, rimaniamo tutti nel sotterraneo. Sì, diciamo, gli puzza sicuro. Il benestare, come si dice dalle mie parti. Gli puzza la voglia di vivere. Mike, proprio non c'è niente da fare, non sai, Ma sai che quasi va. Cuoricini, hanno fatto il momento cuoricini. Io non ho parole. Ottimo, siamo anche mezzi rinchiusi qui dentro, quindi speriamo di trovare cose utili. Estasi da cuoricina. Povero Lorenzo. Vabbè ragazzi, ognuno c'ha. Allora, fe, cosa prendiamo? Karma. Chiediamolo a loro. No, ma non mi dà scelta, posso solo prendere. Hanno solo un forcone e una forbice. Oh. Ma come sei fine? E giustamente mancava l'accessorio fondamentale di Until Dawn che. Scusa. Che è la. La stai con i cuoricini? No. Alla torcia? No. La no. Torcia. Io te l'ho detto, ragazzi, se noi stanno facendo una staffetta per le Olimpiadi. Se la stanno passando a tutti quanti. Esatto, la staffetta di Antidon, ma
Questo mi sembra importante. Il boomstick, per citare l'Armata delle Tenebre, fondamentale. Molto bene, sì. Ora si ragiona, ora si ragiona. Ah, smetti, buttabaci. Quando ti stai divertendo di brutto. Cioè, se considerate che sono tornata dall'ufficio alle 8:10, il tempo di mangiare, veloce, veloce, però ci tenevo a fare questa diretta con voi. Sì, mi diverto. Pure troppo. Dicono, state attentissimi perché la situazione è troppo calma. Sono d'accordo, anche secondo me. Anche se mi stiamo un attimino sdrammatizzando, ma in realtà... Ci stanno cagando sotto, ma facciamo finta di niente. Facciamo gli splendidi, in realtà. Secondo me, esatto, la situazione fra un po' virerà verso il pesante. Però abbiamo un fucile a... finalmente abbiamo un fucile a pompa. Quindi vuol dire che andrà molto peggio del solito, immagino. Ma no, Lazzo Sauro, dicono che ti lo so, ti copro un po' nello streaming. Mi dispiace se così. Sì, è un po' troppo esuberante. Chi era? Il Gollum con? Totem Pericolo. Fammi vedere il Totem Pericolo. Ricordiamolo. Direi sempre con Josh, però, insomma, con questo qua. Con Josh o con Mike? Con Mike, con Mike. Direi un problema di Mike. Non so se era Mike, sai? Mi sembrava Mike. Sembrava che avesse i capelli un po' riccioli. Non lo so. Vabbè. Che c'è scritto sui cuoricini? No, nulla, avevo fatto soltanto l'effetto riflesso. Pensavo che non si vedesse se vi scrivevo qualcosa sui cuoricini. Porca noia. Cimitero improvvisato. La gente è simpaticamente morta qua, porca troia, su tombe. Che ti aspettavi, tesoro? No, ma anche una dritta, pare. Ma chi l'ha messo? Una mala demente proprio. Cioè. Sembra un sannatore, ci sta ho che capito, l'abbia. Ma uno ci solo sta meno che l'abbia dritta, messo un malato di mente. No, cioè, eh? Tutte, cioè, un ubriaco li ha piantate queste tombe. No, facile un pazzo, ma vabbè. Pazzo omicida probabilmente. E vabbè. Direi che qua non c'è altro che ci serve, no? C'è niente da vedere, no? C'è qualcosa di dietro? No, erano le tombe. Ah, okay. Vedi, non sei attento. No, scusa, mi ero un attimo distratta. Speravo un attimo tipo un'ora. Quel totem dice che in quell'occasione muori a meno che... dobbiamo fare un po' attenzione. Ciao, che... Fede! A meno che non facciamo attenzione... È vero, effettivamente i dialoghi di Mike sono sempre oh porca troia, oh cazzo. È una persona semplice, Mike. Da Vinci mi chiede che ruolo ha all'interno della reazione di multiplayer. Nessuno, faccio quella che si intuffano nei suoi nei miei streaming. A me è bravissimo sparare alle serrature, ti ricordi? Sì, la cosa gli viene meglio è sparare alle serrature. L'ultima però gli aveva dato fuoco. Momento è catartico. Lore, sei riuscito a salvare Matt? A dire la verità non il lupo, il lupo ci conosce fortunatamente, quindi sei felice di rivedermi, eh? Ehi, lupo ci magari vuole oggi bene. Non è di buon umore, che ne sai, è sempre lo stesso giorno, oggi è qui, magari in questo momento gli sta. Però noi vi ricordo che prima abbiamo trattato bene il lupo, gli abbiamo anche dato un osso, quindi adesso lui ci rispetta, ci vuole bene e forse magari ci dà pure una mano. Dovrebbe esserci un passaggio dall'ala psichiatrica. Sta parlando con lui all'esterno della miniera. Credo di sì. Ce la faremo. Ah. Vabbè. Mi hai letto. Assomiglia al gatto. Assomiglia al mio gatto. Se il tuo gatto assomiglia a un lupo abbiamo dei problemi. Ah, guarda che il lupo gli sta indicando la strada. Ma comunque ci aiuta. Che insomma, visto che c'è un Wendigo, io il lupo c'ho piacere avercelo. Sì, anche se effettivamente passare qua nella la galleria fatta di... dell'amore e simpatia. Ah. Dicono che sembra un po' Uncharted. Oddio, questo sì, in questo momento lui ricorda un pochino il buon vecchio Drake. La faccia un po' ce l'ha, però fidatevi che no, non è quel gioco lì. Lupo sta abbaiando, no buono. Chiamo ovviamente vorrei Totemini. Come te. Invece sono bloccato qui. Il lupo è il più intelligente della comitiva, io concordo appieno. Ma so, fosse veramente intelligente se ne sarebbe già andato, secondo me.
scuola va, ora spacca. In effetti si hanno attinto ad altri giochi, a un po' di franchise varie. Sì, l'immaginario è abbastanza vario. Prende molto dalla casa, anche dai film horror. Prende molto da tante cose, da tanti anche videogiochi, se vogliamo, dai. Sì, tipo. Uno l'hai messo dentro di adesso. Sì, appunto, un po' da Uncharted, un po' dalla casa, dal film, dalla casa. Hai visto? Un po' da. Vero, Lupetto. Anche un po' da Tomb Raider, se vogliamo. Non so. Grazie, Rogano City, ci fai complimenti, ha detto che bella coppia, un po' malata di videogiochi. Un po' malata di mente, anche. Un po' malata di mente. Più malata di mente, non saprei dire l'ordine esatto. Allora, confermi 18 marzo per Uncharted? Ma se non sbaglio, oggi è uscita anche la Collector Edition, molto molto bellerrima, con tanto di statuetta di Drake, che volentieri farei mia. Se avessi dei soldi da spendere, cercherò di averne. Attenzione, finalmente. Abbiamo una relazione, sono state accolte, pallore, iperpigmentazione della pelle, grave carenza di vitamine, disfunzione sociale. Insomma, sono probabilmente la gente, quando sono arrivate dalle miniere, stavano così. Ok. They Vedi? Should be dead. Distensione di tibia e perone, più 250 metri, un paziente ha sollevato 330 kg. A me piace di più l'appunto che c'è scritto. Dovrebbero essere morti. Anche bello sottolineato. Per cui, come dire, con questi sintomi è strano che siano ancora. Infatti, in vedo vita. Del sangue, vedo una bella ambientazione qui adesso. La situazione si fa parecchio incasinata. Oh cazzo! Un amico di Napoli ci dice che sono giorni che gioca soltanto per uccidere Emily. Questo ti ricordi? Cioè, questo è un lupo squartato. Un orso squartato. Alone in the Dark. Sì, vero, un po' Alone in the Dark, anche se i bei tempi di Alone in the Dark. Io mi ricordo il primo Alone in the Dark era un gioco completamente diverso. Te lo ricordi se com'era? C'era il tizio con i baffetti. Che prima di Resident Evil, diciamo, era il pre-Resident Evil. Qua su mettersi il lupo si incazza, eh? No, il lupo l'ha visto e si è incazzato. Il lupo l'ha visto e ha detto no buono. Mi piace molto come gioca con l'inquadratura il gioco per farti sentire un po' isolato, a volte. Sì, è vero. Per vedi, ti allontani nel buio e ti senti anche un pochino piccolo piccolo. Attenzione. Ha visto qualcosa di lato? Sì. Oh, c'è un po' di brividini. Non è il momento di fare le fuse, diciamo così. No, era il momento dei brividini. Ma non sono brividini buoni, eh. Sono i brividini tipo ho paura che ci muoio male. Io ho paura che lui può fare una fine brutta. Lollo Runner, che si chiama quindi come te Lollo, dice sarà io un po' anestetizzata al genere, ma proprio zero tensione. No, secondo me penso che purtroppo contribuisca anche molto il fatto che siamo noi che stiamo un po' cazzeggiando sopra, insomma, per smorzare un po' la tensione cerchiamo in realtà di scherzarci. È anche vero che la situazione al genere horror, per carità, chiaro. Per quanto secondo me più che vedere e provare queste cose, secondo me rende anche un po' più partecipi. Cioè, la differenza tra un film horror e Until Dawn è anche nel fatto che vivendo nella storia del protagonista un po' ti affezioni o ti disaffezioni e un po' ti dispiace se succede qualcosa di brutto. Senti, secondo me se non c'entra niente. Ciro, stai buona la prossima volta che vai all'università, pensaci, metti il coperchio sulla pentola, perché altrimenti è normale che sono mezz'ora e dobbiamo ancora bollire l'acqua. Attenzione, attenzione. Funziona ancora, è incredibile, eh? Ma funziona, tutte le cose inutili funzionano. L'infermiera. Ah, sulla sedia che ha visto lui prima. Sì, sì. Quindi è una specie di macchina per l'elettroshock. No, cioè... no, lo tenevano fermo lì. Ah, semplicemente? Ah, però questo si è rotto tutti i lacci e ha strappato tutto. E mi sa che si è liberato. Aia. Ah, vedi, era già diventato... E secondo me ora spunta fuori, ve lo dico, Ma dove sarà mai finito quest'uomo? L'avevo legato proprio qui, benvenino. Ma cosa cazzo sta succedendo qui?
Mike, io mi concentrerei meno sul filmato, caro, eh? Sì, esatto, e più sulla situazione abbastanza... Hai messo il coperchio giù la cira, ci hai messo 100 anni per fare la polistacqua, mannaggia, mannaggia. Vabbè, comunque sì, in effetti la tensione la fa anche chiaramente la suggestione, l'abitudine, sono tanti fattori che ti portano a spaventarti. Io per esempio mi spavento facilmente, molto facilmente. Invece lo citavamo l'altra volta, io a parte Silent Hill, che ricordo proprio che non ero riuscita ad andare avanti, anche un Resident Evil, devo dire la verità che in linea di massima no, riesco a scindere l'atmosfera del gioco dalla vita reale. No, ma invece io me la faccio tranquillamente addosso ogni volta, tipo a me giochi, i giochi tipo Amnesia, tipo Alien, Isolation, non riesco a farli, troppa tensione, specie per il povero Pierre. Ti chiedono qual è il canale Twitch dove possono eventualmente seguirci sulla PlayStation. Non è quello di multiplayer? In che senso sulla PlayStation? Non so, penso che la PlayStation comunque in ogni caso è davvero come l'Xbox, non si può collegare. Sì, volendo sì. No, io ho il mio canale Twitch, ma non lo uso praticamente mai, se non per chiacchierare, okay, su Twitch. Però eventualmente, se proprio non avessimo, facessimo altre... Se non facessimo altre dirette per multiplayer, possiamo farla da altre parti, poi vediamo. Tanto il canale casomai è Mr. Loffy, è quello del mio account. Ah, perfetto. Senti, mi ha tediato questo, me lo posso dire che è veramente lento. Ti preoccupa. Cos'è, un cadavere là dentro? Dai, spara che è lui. Lui è lo specialista nello sparare nelle serrature. Se avete problemi e vi serve un fabbro, volete lui arriva e spara a scassinare o a rubare a casa di qualcuno, c'è lui. Porca troia, sempre lo stesso linguaggio di prima. Noi andiamo rapidi e invisibili a rubare i cadaveri. Però scusa, amico, a chi di competenza? Tonio Splash, c'hai ragione. Cosa? Cose della pasta di Ciro. Sei fuori dal momento culinario. Scusate se okay? Io gioco, eh. Aspetta, non ho visto male quello, ho visto malissimo quel foglio, ci voglio tornare un attimo. Sì, è vero, con i giochi horror effettivamente è bello giocarli da soli, tutti belli immersi in un'atmosfera, beh, tipo quella che abbiamo ricreato noi, ma io ancora completamente al buio, cuffie, cioè in maniera tale che davvero poi entri nell'atmosfera e lo spavento è più facile. Chiaro, se fossimo in silenzio, da soli, al buio, senza nemmeno la chat, sarebbe più facile. Senza di me soprattutto. Senza di me era perfetto. Guarda che bei disegnini che hanno fatto sul muro, guarda. Vabbè, questa ala diciamo che l'abbiamo esplorata bene. Possiamo andare di là. Ti chiedono a che capitolo sei o a quanti sono in totale. Siamo al 9° capitolo, se non sbaglio, no? Karma. Sì. Non so quanti sono in totale, credo almeno 12 o 13. Se non lo sai tu. No, guarda, lo sto giocando insieme a voi, quindi... Posso bacchettare con... Te le sai quanti sono? E che sono quella che deve giocare? Che... No, io sono quella che deve rompere i coglioni. Sono quella che è arrivata all'ultimo secondo. Ma che cazzo, mi ero preoccupata che non avevi detto parolacce per un minuto. Un attimo. Beh, lupo lì che ci aspetta. Lupo non va avanti, non è buona sta cosa, eh? Vabbè, noi coraggiosi più dei lupi. Eccoci. No, non lo faremo. Cos'è? Non lo so, ma non sparerò. Ah, no, una scatola di latta. Perché oddio, era un fottuto ratto. Porca puttana! No, nemmeno io. Davvero potrebbe non essere uno solo. Eh no, sono tanti. Si muovono. Gesù cazzo. Vai dritto a sinistra. Dritto a sinistra. Chiedilo loro, vai dritto a sinistra. Dritto a sinistra, dove vado? Oddio, se non risponde nessuno, rispondiamo noi. Usa il lanciafiamme per scaldare l'acqua. Ma Jack the Killer, dici piuttosto dove dobbiamo andare. Dritto a sinistra. Comunque, se i veri colpi non ha mai ricaricato, speravo due volte non ha ricaricato. Vabbè, anche tu, cioè, che sottigliezze. È sempre quello a cui eravamo ammazzate le dritto, dita. Dritto, così dritto e corri veloce. Dritto, corri veloce. Corri, Forest. Ah, ma si lascia dietro il lupo? No.
Su me di quale festa? Non gli fa un cazzo, no? Non è che matto pure lui si è trasformato in qualcosa. Non mi ricordo, un po' presto. Aveva la giacca, però non è lui. No, stavo guardando che abbigliamento avesse per capire se era qualcuno dei nostri. Non sparate a quelli, sono nelle gabbie. Cazzo. Eccoci, siamo senza torce. Abbiamo lasciato anche morire il lupo? Ma il lupo è andato via. Siamo stati un po' stronzi, secondo me, col lupo. No. Secondo me ora fa finaccia lui, te lo dico, eh. Mike, mi sembra una grande idea. Vabbè. Che vuole fare? Venire? Vabbè, Mike si muore qui, eh. Mi sembra evidente che non gli fa una sega. Perché ti fa sparare in un punto specifico alla testa? Io sto sparando perché non ho alternative. Quanti proiettili ha ancora quest'uomo? Non lo so, però ora muore. Dai, porca troia! Non controlla la finestra? Sì, infatti, Mike, fanno un po' come gli pare, non te lo volevo dire. Cosa? Ma che cazzo? Il lupo ha detto che è andato a sinistra. Comunque, questi vendico sono bulletproof, eh? Mike, velocizziamo, Mike. Ah, peccato il lupo. Il lupo ha detto sarà per te. Il lupo voleva fargli un gesto con la mano, però non aveva il cibo, esatto, che si piegava. Azzo! Aia. Devo rimanere fermo. Ah, è vero, perché se stai fermo non ti vede. Non è tanto fermo però, eh. C'hai tremori. No! Oh, santa miseria! Okay. Forse ho fatto una cazzata a muovermi. Dici solo no cazzo e merda, comunque, davvero? Sì, sì, eh. C'ha sto vocabolario, comunque ha dei vestiti questo. Porca troia! L'azzasoro ti dice, anche se non c'entra niente, che ha assaggiato una birra in Emilia di nome Dora, che ti consiglia perché è una bomba. Prendiamone nota, i ragazzi sanno che la birra mi piaciucchia. Ti dicono sposta la mira per sparare alla spalla e non alla testa. Dove sei? Tu puoi sparare, cioè puoi spostare la mira? Ma io vedevo il mirino, mi sono basato sul mirino. Puoi sparare alla testa, sinceramente, è una bestia così. Aspetta, perché il momento è catartico, eh? Il lupo comunque cammina in maniera strana, no? Cioè non lupo, eh? Tipo ora? Secondo voi gli sparo o risparmio colpi? Allora, loro ti dicono di non sparare quando è dietro alle cose perché tanto alla fine non serve non a niente. Non gli fa una sega, esatto. Se ti piace la birra dovresti bere la Volmond artigianale. Io bevo molto spesso la Brewdog, la panchipa della Brewdog per l'esattezza, poi fate voi. Comunque non gli sparo, ho deciso. Sbagliata, vuoi dire? Ti ha ferito, vero? No, non credo. Io ho visto che gli ha sporcato i sangue qui, no? No, forse no. Mi sembrava che avesse preso sul petto. Ah, vedi lì cosa diceva del muro? Con la braccia. Una volta, con ragazzi! Stavolta. Sì, 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 sì. Posso soddisfare tutti! Non farlo, no. non lo fare, ok. Però si sta spostando in avanti così facendo, risparmia colpi, fidati, non sparare. Ok. Noi ci fidiamo. Prova la Leffe, hanno detto invece buonissimo. Vabbè, la Leffe è abbastanza standard, dai. Nulla. No, dai. No, tanto c'è la minchia. Ci sono tutti i minatori. Ovviamente sì. No! Questo sparagli per forza. No! L'ha ferito? L'ha preso? Mi
sa che l'ha graffiato. Eh sì, cazzo, l'ha graffiato sul collo. Aia, aia. Però veramente, cioè. Aia. Dice, l'unica cosa che può ucciderli è il fuoco. Non allora, abbiamo però. No. Stai chiamando gli amici? Senti, uccidilo, basta. No! Non lo so, ho sbagliato qualcosa, mi sa che moriremo! Ha salvato la vita, ragazzi. La vita per pochi minuti, perché comunque il collo. Ma non è detto che si diventi un mendigo diventando il modo se non ci mordono, eh? Allora, in teoria una lanza di fuoco e una torcia nel cuore. Vai col barile. Ma so, ma perché il barile che cioè, cos'era? Era infiammabile? Che non l'hai preso? No, il barile non c'ho barile io, però evidentemente. La cosa che hai attivato che non ce ne siamo accorti, non ho capito cosa fosse, sembrava un barile. Non lo so, ci siamo salvati per il rotto della cuffia che me la sono quasi fatta sotto. Sì, ho mi metto calda. Certo. Vuoi un po' d'acqua? No, no, va bene così. Ok. Io me la prendo per darti questa qua. Scusate se bevo un attimo un goccio d'acqua, non facciamo pubblicità così. Tiro via l'etichetta alla bottiglia d'acqua. No, bevila tenendola così. Dicono sempre, in questo programma sono inseriti prodotti con finalità commerciali. Allora, non so se viene, però si capisce la bottiglia, però c'è. Molto io. Perché non sono in Gears of War? Sarebbe più semplice la situazione. Adoro. Beh, te sei. Sono di parte. No, sto tornando indietro perché. Perché. Lorenzo, devi solo schiacciare i tasti, non farti distrarre dalla tua bella amante. Sono un amante. Amante addirittura Mossei. Azzo. Veramente è sempre meglio quella che si prende tutto il meglio della storia, non si prende le rotture di balla, ricordiamo. Però muore anche male, ti ricordo. L'amante di Mike? Sì. Dopo l'acqua no? No, no. Teo con lo sponsor è istantaneo. Moriamo dopo. Ciro, buon appetito! In tutto questo il cane dov'è finito? Ha preso un'altra via. Eccoci! Cazzo! Sì, lui attiva sempre la fiere. Non a caso è un po' un bulletto, quindi sta. In quello e in quello dove. Barricati o scappa! Barricati o scappa! Attenzione, chiama lui. Ragazzi, mi barrico o scappo? Io direi di fuggire perché barricarsi non mi sembra sensato. Era un barile però infiammabile. Che cosa facciamo? No, non ha mai caricato il fucile, quello sia mai, mai. Era una doppietta multipletta. Non ci danno un aiuto, ragazzi, barricati. Scappa, scappa. Scappa, attenzione. Scappa, scappa, direi scappa, 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 tutti scappa, 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 scappa. Che in effetti barricarsi non so a quanto senso ha. Dai, bello. No, poverino. Vieni giù. È tutto ok. Ora muore male il cane. Lo so che muore. Il cane no, no, muore. No! Ma no! Che no! Cazzo? Ci ha salvato. Ma sai che mi è dispiaciuto di più adesso che è morto il lupo? Ma certo! Ma ci mancherebbe! Ma non poteva morire lui piuttosto? Ma sì, davvero! No, che tristezza! Che cazzo! Dove cazzo sparo? Ci sono 500 punti. Dove sparo? Aiuto! Spara i barili, ti dico. Ma dove sono i barili? Non li vedo. Sì. Non posso sparare i barili. Ah! Questo l'ha ammazzato di sicuro. Io volevo il cane. Sì.
Ti posso dire che ci sono rimasta malissimo? Che è Vendigo, è lo spirito del Vendigo che se ne va. Ciao Vendigo. Io voglio vedere Matt. Comunque devo dire che ne esce come eroe action, eh. Ma Matt che fine ha fatto? Non lo so. Era durata anche troppo per essere un uomo di colore in un film horror. Dobbiamo trovare Mike. Dai. Ehi. Il lupo si salvava se barricavate la porta. È meglio se andate avanti senza di me. Colpa nostra se è morto il lupo. Brutto. Intanto qui c'è un se rassicurare o ce la farai? Rassicuriamoci, dai, tutti rassicurati. Perché Mike è entrato in questo posto esattamente? Non lo sappiamo. Resteremo uniti. Mike aspetterà. Ignoriamo completamente la cosa. Concordo comunque che se restare uniti mi sembrava una buona idea. Tosemini. Qui siamo nello scantinato. Hai visto, hai ragione, Mizzica. Mike che sembrava quello più inutile, il classico belloccio, l'uomo in canottiera. È diventato l'action hero della situazione. E ricordate che non si è preparato con Call of Duty come tutti voi potreste pensare, bensì sparando al tirassegno alla fiera, sì. Alla fiera sul tagadà, dello gnocco fritto di sto posto qua, che non so come si chiami. A casa di Washington, e poi sparando alle marmotte. No, dai. No, quel giochino, quello lì che dovevi... Ah, ma quello è martellato. Con la martellata con le marmotte. Matt è rimasto bloccato nelle miniere, ha le corna troppo grandi. In effetti. In effetti, l'uomo zerbino. Che è successo? La cinese è seguita dal tipo con il lanciafiamme, è riuscita a scappare. Poi si è scoperto che il tipo con il lanciafiamme in realtà era un amico. Ma mentre era fuori con Chris, momento panettiere, intanto. Esatto, è stato ammazzato. Esatto. La cinese invece è scappata, resiste. Incazzata, ma resiste. Eccola qua. Vorrebbe sapere dove la panettiera ha comprato quei pantaloni splendidi. Tutte noi vorremmo saperlo. Ma... alla casa dello scherzo, credo. Ok. È vero, un minuto di silenzio per il cane. Povero cane. Nel frattempo qua si pensa bene di infilarsi in un cunicolo. Ma perché la gente è cretina? Perché è in un film horror? Okay, ma perché è un idiota? Cioè ti stanno rincorrendo creature di ogni genere e tu ti infili in un tombino. Allora chi va per prima? Perché le creature pensano non può essere così cretino da andarci. Invece te ci vai, è doppia finta, capisci? Doppia finta. Vai, panettiere, insegna agli angeli a parlare col culo. Esci il pane, mi piace. Esci il pane. Dove altrimenti? Culo, narrami le gesta del peli da Achille. Il peli dell'off. Momenti di cultura classica così. Esatto. Chris, so che sei ferito, ma devi muoverti, intesi? Ci provo. Non sei ferito, Chris, scusatemi. Ah, vabbè, prima capirai. È storto una caviglia. Chris, figlio mio. Mi sei rotta l'unghietta. Giustamente fa scendere per ultima e almeno può guardarle il culo. Bravo. Secondo me qualcuno la prende dall'alto, no? Potrebbe. Sì, lei poi a due all'ora scende. Ciccia. Sì, sì. Dovremmo chiudere, no? Chiudi. Eh? Accelera, cara. Se qualcosa ci stesse seguendo. Sì, non so. Perché te la stai gufando così? Ci vediamo più avanti. Ma come ci vediamo più avanti? Ma sei qui? Sì. Vabbè, esci. Anche ciao. Vabbè. Ciao, Ashley. È stato un piacere. Ah, no, vedi? Però adesso invece scendi, c'è qualcuno a farle compagnia. E se invece chiudere salve, fosse... Salve signorina, la stavamo aspettando. E se invece chiudere fosse una cazzata? Dicono che il pantalone l'ha preso da Decathlon, dove ha preso anche l'asciugamano autoreggente. Ricordiamo l'asciugamano della prima puntata. Esatto. Ma li ha persi? Ma perché non corre questa donna, santa pace? Perché una donna correrebbe male, tutta così, dai. Non corriamo mica così, cioè, a parte volte dei videogiochi... Nove volte su 10. Tutto un po' così. È vero, è un po' Sofia Loren maniera. Ma perché non si sta muovendo? Di là devi andare. Totem. Ma
Ma dove cazzo andate? Hanno fatto la maratona gli altri. Gli altri. Adesso le fanno Buddha dietro un muro perché sono dei simpaticoni. Allora, qui ho sentito dicono... un aiuto, eh? Sì, invece qua mi dicono non seguite le voci, però. Attenzione, sì, quindi c'è. Qualcuno sa qualcosa. C'è qualcuno? Fate Jessica. Molta attenzione alla vostra prossima scelta. Micologo, però non ci dare i suggerimenti. No, no, riunisci dal gruppo sicuri, ma te sei scemo. Ma guarda, ciao, chiunque tu sia, muori male, muori gonfio. Sì, infatti, ma chi ti conosce? Ma poi come fa a sapere che il gruppo è andato di là? Scusami, comunque. Mamma mia, hai fatto salti peggiori, tesoro. Attenzione. No, non c'è un cazzo. Pensavo fosse qualcosa su. Anche io pensavo, invece pensavamo tutti e due male. Oh mio Dio, finalmente siamo. E se non andavi via, stronza, eravamo assieme anche prima. Ma guarda te. Si è messo anche il terzo occhio, visto la panettiera? Sì, meglio del secondo culo. Il terzo occhio. Il terzo occhio, guardala. La scala è andata, non saliremo mai là sopra. A meno che non rimbalziamo tutti sul culo della panettiera. Ma dimenticano tutti che una cheerleader e che in realtà possono fare una torre. Io devo procedere. Ci vediamo alla baita. Io devo raggiungere Mike. Ma lo sei davvero? Scusa, le cheerleader lo fanno. Potrebbe però rimbalzare tutto sul culo della panettiera per davvero. Notevi anche gli short di jeans. Sì, in effetti non sono per niente male. Un po' tamarretti, devo dire la verità, con la pieghetta però. E la pieghetta ingrossa, però. Sottolinea anche. Sottolinea ma ingrossa. Ingrossa ma sottolinea. Vabbè, sono dettagli tecnici da donna. L'altra metà del gaming. Oh, guarda chi c'è. Hai un caffè? No, Josh. Il caro Josh. Stavolta direi che è morto per davvero, però. O è morto o almeno si sarà fatto un po' male, spero. Momento panettiere. Momento panettiere. Salta, raggiungi, perché qui fa no, male un attimo. Salti, non si vede, guarda l'inquadratura, guarda. Dai, dai, ce la puoi fare. Arrampica intorno, va. Arrampicati. Minchia, è veramente un atleta comunque, eh? Tutti atleti in questo gioco. Tutti atleti. Tutti tranne Chris. Chris invece è quello che si spezza le unghie. Arrampicati intorno, continua a dare tranquillo. Da. Su. Dai. Minchia, davvero ragazzi, compimi Patrizia, dai, veramente. Samantha, dai. Una dote di arrampicata incredibile per tutti. Vuoi farci un commento tecnico anche sull'outfit di di Metal Gear? Lo faremo. Se facciamo anche noi. Ma ho saputo che ci sono motivi ben precisi che spingono a Quiet a essere così, per quanto se ne, credo siano abbastanza ridicoli. Però vabbè. Insomma, che motivi serio ci stanno? Non lo so, non li dico, non li spoilerò, li scopriremo col gioco. Vabbè, i motivi tecnici ci sono, scusami. Ok, allora. Vabbè. Non li dico, li ho letto ma non dico. Se li letti condividi, dice, no, magari la gente non vuole saperlo, vuole scoprirlo nel gioco. Scusa, E vabbè. Da domani ne parleremo, ne discuteremo. Addirittura Kojima aveva detto, sarete tutti sorpresi dal motivo per cui lei è seminuda. Puttana Evo, sbagliato. Vabbè, ormai sono qua. Odia le fibre. Il motivo ufficioso è che serviva. Il motivo ufficioso è che serviva un cosplay seminudo. E la Nigri subito. Sì, sarà il mio prossimo! La Nigri non va in mano. Ecco, Pinella non è. Proprio c'è sempre. Nota, una, la luce, c'è guarda, sempre una luce sul culo della panettiera. Vai ragazzi. E to fanno un po' alien sti mostri anche del Windigo, volendo. Sì, è vero. Che devi farci questo roba? Non lo tengo, lo tengo. Lorenzo, giocherete anche a Metal Gear? No, non mi pare che l'abbiano dato a te. Ma potremmo giocarci per i fatti nostri a Metal Gear, sinceramente. Quello direi di sicuro. Quello sarebbe minimo anche. Quello direi di sicuro che ci giochiamo. Non so se giocheremo per multiplayer, ma ci giocherò di sicuro. Magari facciamo qualche streaminghino. Chiaramente molto con un numero decisamente inferiore. Spoilerare no, infatti io sto zitto e non dico niente perché rispetto al massimo
chi vuole godersi il gioco senza spoiler. Però ci sta anche la nostra. Oh, attenzione, abbiamo ehi qui culo grosso. Sì, e tu porco, leva le mani di dosso da dietro, eh. Proprio panettiere in your face. Definisci bene. Viva, per cominciare. Sì, viva, sì. Sì. Che cosa ci fai qui? Stavo per avvisarti del Wendigo. Complimenti. Che dicono i ragazzi? Chiedono se sono anche una videogiocatrice. Come no? Vabbè, lo chiedo anche a te, lo chiedo. Dì ai ragazzi quali sono i tuoi giochi preferiti intanto che scorrono gli episodi precedenti di Until Dawn. No, sono? Ma dipende però, chi? 22-24, il tempo è buono. Vabbè, ma tanto abbiamo ancora mezz'ora per vedere. Mezz'oretta, bene come sì, va, sì, come... sì. No, ho visto Matto, ho visto Matto! Era un riepilogo. Ma è che non abbiamo la chiave della funivia. Comunque, dire pure ai ragazzi... Josh, ma dipende, devo dire la verità. È sparito. È troppo tardi. Shh, silenzio. Potrebbe averlo portato giù nella miniera. Fermo. Non muoverti. No, non l'aceva mai fatto una fine, diciamo, rivoluzionario. Prenderò la chiave dalla camera da letto di quel coso e poi sta porterò tutti quanti dice, via va, da non qui. Mi interessa, vai via. Cerchiamo di capire dove sta questo stronzo. Comunque idolo Mike direi che non viene sempre. Oh, intanto attenzione, no, lui è morto, ragazzi, è morto dato anche come uno dei Griffin, col braccio col così. Braccino dietro, è morto come la Lisa, quella lì che ha fatto la spaccata. Psicologo. Risoluzione, un'ora all'alba. Scusami, se quello è morto con chi parla? Forse non è morto. Parla col lupo. È morto anche il lupo? Io preferivo, posso dire che l'introduzione del Gollum mi ha un po' smosciato. Sai, il Gollum, mi domando queste sedute ti siano davvero d'aiuto. Poco. Proprio non mi ascolti e la situazione sembra piuttosto incasinata. 1080-720. Ora devo proprio il gioco è a 1080, ma credo che il mio streaming ora sia a 720. Che c'è molto più da temere dai sogni e dall'immaginazione malata di un piccolo moncioso viziato ed egocentrico. Avevi tante persone che tenevano a te, che volevano aiutarti, ma ogni volta tu hai scelto di respingerle e ora sei rimasto solo, anche se a quanto pare non lo resterai a lungo. Suono come una minaccia. No, non sarei solo a lungo. Respira a fondo, Josh. Respira a fondo. Oh, nei panni di Josh, che nonostante i Wendigo... No, beh, ragazzi, scusatemi, no, 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 cioè, crollato dall'aria, crollato tutto con la spina distrutta. Sente le voci delle sorelle. Le sorelle a 18 anni cantavano queste canzoni. Magari non ricordo da piccoli. Andatevene via! Via da me! No! Siete morte! Scusa. Siete morte! State zitte! Ricordiamo che l'attore che interpreta Josh è Rami Malek. Siete morte! Mister Robot. Ah, come ti chiedevano se c'era uno stesso attore di anche di Agent of Shield? Sì. No, il canottiera è l'attore di Agents of S.H.I.E.L.D. Sì. Mike è l'attore di Agents of S.H.I.E.L.D. Non potete dirmi cosa fare, non potete dirmi cosa fare, non più. Josh okay. Non sta bene. Perché la mia coscienza non è rappresentata da un attore famoso. Comunque in effetti il psicologo farlo, è il personaggio migliore secondo me del gioco. Beh, perché sa cacchio anche l'attore migliore probabilmente, no, del gioco. È reso molto bene anche da un po' di dialogo. Ah, le sorelle morte. Che sono più belle da morte che da vive. Sorelle morte. Io eravamo qua sotto. Un brividino l'ho avuto sulla sorella morta. Sorelle morte in armonia. Tutte sole. Due sorelle morte. Ma ora sei con noi. La tua famiglia. State lontana da me!
Perché non ci hai salvato, Josh? Perché ci hai lasciato morire? Ste donne, sempre queste domande, però, eh. Guarda che davvero sono più carine da morte che da vive, eh. Ora non mi sembra. Che sono visioni sbagliate. Ho sbagliato il tasto. Cioè, non... mi sta arrivando evidente che sia una cosa, un problema del suo cervello, no? E lui il maiale, usava il maiale per... Il ma... Ah, ma sembra un po' Silent Hill adesso, sinceramente. Questo è quello che vuoi. No! No! Perché mi fate questo? Lasciatemi in pace! Perché lo fate? Perché non ci hai salvati, Josh? Perché ci hai lasciato? Questo è vero, mi sa. Questa è vera? No, Wendigo c'era davvero. Vabbè, Josh, bene, bene, un star. Sì, è un po' assurda, però, cioè, di là, vabbè, che no, invece una bella presentazione scena, della sua testa, vabbè, il fatto del maiale gigante, in effetti, era... Cosa? Hai visto lui cioè preso il sangue di maiale per fare lo scherzone. Io l'ho già visto. Quel maiale è comunque un simbolo di... Sì, ma gigante. Ho visto delle vecchie foto di un tizio con quella cicatrice. Beh, sarà una cosa trasformando in un Wendigo. Scherzo. Uno dei minatori intrappolati nel crollo degli anni 50. Il che significa che quella cosa ha 80 anni. Ma se ne porta bene gli 80 anni, dai. Arzillo come vecchietto. Vedi? Hanno ripulito il posto. Ucciso molta gente. Dicono in realtà che siamo abbastanza vicini al finale. Vediamo. Ma vediamo se tra mezz'oretta vediamo cosa possiamo dire. Magari ci allunghiamo 5 minuti, vediamo se finisce. Siamo vicini alla tana. Come guarda lui dove va con la torcia. Guarda birichino. Non solo una terribile sensazione. Già. Non ci voglio entrare. Aspetta. Totemazzo! Totemazzo! Con la manina insanguinata. Totem fortuna. Una casa in fiamme a me non sembrava fortuna, ma... Se la casa del nemico è sempre una fortuna, però, eh? O se ci hai fatto l'assicurazione. Comunque, in effetti potresti le visioni di Josh interpretarle con la smorfia, te, eh? E non sono particolarmente brava, eh? Qualcosa o fare? Comunque non mi ricordo, c'è il maiale, ma non mi ricordo che numero è. Merda. Però abbiamo delle persone di Napoli collegate, magari mi possono aiutare. Un povero neo studente, Ciro. Speriamo di andare avanti, dai. Abbiamo trovato l'orologio di Beck. Ma che schifo, ma che ce ne frega, perché era firmato, era di valore. Hai visto male. Oddio, Mike... Ma che schifo, ma tu l'avresti raccolto? Magari anche Beth è un Wendigo, anche le sorelle sono diventate Wendigo. Sì, quello è probabile, ma che schifo, ma tu l'avresti raccolto davvero? Perché era il Wendigo quello che lei inseguiva all'inizio. E il lanciafiamme l'abbiamo... Quindi è stata sepolta qui, ma che sepolta? Quella è caduta. Chi ha scavato? Ha scavato Gollum. Non fermiamoci. Chiedono se si può fare un riassunto puntate precedenti per M.Not Cloud che si è appena collegato. Allora, brevemente, quanto precedenti? No, da zero. Facciamolo da zero. 8 amici si ritrovano in una baita che è vicina a un sanatorio che si trova sopra una miniera. Dove della gente è rimasta bloccata 50 anni prima. Ed erano impazziti, questo è il primo punto. Questi 8 amici in realtà sono stati tutti quanti invitati da uno degli 8 che è il proprietario della casa, che si chiama Josh, che è quello che appunto abbiamo visto prima nella scena con il maiale, perché in realtà nell'anno precedente loro avevano fatto uno scherzo alle due sorelle e questa era morta, e scappando, e quindi lui glielo vuole far pagare. E ai ragazzi quindi succedono tutta una serie di cose, sia perché Josh è uscito fuori di testa e in qualche modo vuole spaventarli, sia perché i minatori in qualche modo si sono trasformati in queste creature Wendigo, perché appunto c'erano vicinanze un cimitero indiano, antiche leggende eccetera, cannibalismi e cazzi vari, e poi sembra ogni tanto che in realtà si vedano anche un po' dei fantasmi, non si capisce quanto siano veri, quanto siano invece dei fantocci mossi da Josh, per cui questa è la trama fino a questo momento.
degli otto amici, una sola in questo momento risulta morta, che è Jessica. Di un altro si sono perse le tracce, che è Matt. Anna non è morta, ma ha fatto un diario. Anna non è morta, ma ha fatto un diario. Sono qui bloccata, ho il corpo di mia sorella, una gamba rotta, ho fame. Attenzione, questo è un bello scoop, eh. Non attenzione, perché 30 giorni dopo e si mangia la sorella, a quanto pare. Che schifo. Allora ecco il cannibalismo. Quindi l'origine, appunto, del Wendigo in realtà non sono i minatori, ma è lei. Comunque ci sta che fossero sei minatori, che lei, perché sono troppi. Ok. Che significa? Gesù. Ho le mani sporche, mi sono tutte le unghie e sono schizzate via. Ho male qualunque, ma non ho più freddo, non soffro più di vento forte. Leggiamo tipo hunger nel scarabocchio, ovvero fame. E non ci piace questo. Quindi può darsi che quel Wendigo vestito sia... Credo che può darsi. Anna abbia disotterrato Matt. È stata Anna. No, è ridicolo. Michael, deve essere così. Visto come tre con la torcia, è venuta quella cosa un po' mimetica. Gli manca giusto l'Apple Watch, gli manca. Ma magari ce l'ha, eh. Ma allora, che vuol dire? Via, lisci i puntini. Mike deve sparare le serrature, ma non è proprio. Troia. Anna è rimasta qui sotto. Non ci credo. Nulla di nostro piacere fare il recap della storia. Cazzo! Dobbiamo trovare Josh. Subito. Ma anche no. Ma anche no. Notare sempre la luce mirata. Questo l'abbiamo, questo l'abbiamo già visto, scusate. No, ok, ok, sì, grazie. No, un po' qui, se c'è altro. Per diventare Wendigo la sorella doveva essere infetta o sbaglio? C'è un po' di confusione. No, non si è ben capito se è una questione di cannibalismo o una questione di infetto. Forse entrambe le cose. Lo scopriremo andando di sicuro avanti nella storia. Di sicuro. Ah, nell'acqua, ragazzi, ma nell'acqua potrebbe esserci qualunque cosa sotto. Io qui avrei paura, qui mi fa schifo anche l'idea. C'erano già andati prima nell'acqua mentre ti chiacchieravi, eh. Lo dico. Cioè, tu te lo faresti il bagno al buio totale? No. Neanch'io. Considerando che sono cresciuto con lo squalo e non vedo che succede quando lo fai, no. Vai, Mike, vai avanti te. Secondo la leggenda, se mangi carne umana lo diventi. Ah, vedi allora. Allora, ok. Se mangi... di quello che ci racconta i nostri amici in sacco. Io non portare... E gli indiani non scherzavano su queste cose. Forza, ce l'abbiamo fatta. Ah, però loro dicono mangiando carne umana, sì, ma nella terra maledetta, quindi della, vedi, tutto, c'è tutta una combo di cimiteri indiani concatenato. Ci sta. Cosa ho trovato? No. Sono tornato giù per sbaglio? Io. Non so, infatti c'era una luce che ti portava giù, ma non si è capito. No, ho sbagliato io. Scusate, credevo fosse un totemino. Senti, ma adesso che si è bagnato i pantaloni? Aspetta, te lo dico subito. Guarda, appena la torcia... Mi sembra che rifletta ancora appena meglio, la torcia riesce a colpirmi il culo... L'acqua rifletta... Torcia? Ecco. L'acqua rifletta... Vedi, fa anche l'effetto bagnato vagamente latex. No, ho sbagliato. Ah, sorelle morte. C'è un po' di sorelle. Sono le teste delle sorelle? No! È Jessica! Quella è Jessica! Questo è l'unico, quindi lei è morta davvero. Direi che abbiamo la certezza che stavolta è morta. Almeno lui è morto davvero. L'altra chi è? Attenzione! Oh, porca miseria! Lui è vagamente necrofago, il profilo che conserva la testa. Ma perché invece questo potrebbe essere una delle due sorelle. No, la sorella viva! Esatto. Attenzione, i cadaveri, questo è il questo tizio. Questo è il tizio con... che lancia fiamme. Lancia fiamme. E l'altro con la maglietta. Quindi morto era Mike quello, era Matt quell'altro? Non c'era un so. Cadavere con un giubbotto bianco. Mi sento male. Non ce lo fa vedere? Senti, non è il giubbotto bianco quello lì. Era blu con le maniche bianche. Senti, a chi l'ha visto mi ricordo che hanno fatto dire, descrivendo Mike, dicendo cioè aveva il giubbotto bianco. Oh, santa miseria, Josh. Josh, ordini da voi. Josh, non fa cazzare. Ecco perché non hanno ammazzato Josh e Wendigo. Perché era una cosa interessante. Allora, Yovino ci dice che i Wendigo in verità sono nati
nelle leggende dei nativi americani, si inventarono quelli che abitavano sulle montagne per evitare i periodi, il cannibalismo nei periodi di grossa carestia. Perché ogni leggenda nasce per non farti fare qualcosa, come tutte le grandi storie. Esatto. È vero, io mi ricordavo tipo uomo nudo, come dico addirittura. Sta delirando. Josh! Mike! Josh! Ascoltami! Senti, Jack the Killer, ricordiamolo a casa per chi si è collegato adesso, che sta guardando la diretta in mutande perché fa caldo, sta andando in bagno. No, lo volevo dire un po' a tutti. Grazie per il momento. Jack, grazie per aver condiviso. Settimane? Mesi? Mi sono tentato bene. Mike! Ora andiamoci. Sam, forse non è il caso di dire a Josh che la sua sorella è diventata un mendico cannibale, ma ora io non sono psicologo, però credo che non sia il massimo dell'idea. Dai, su, un po' di svegliezza mentale. Svegliezza mentale. Neologismo nato sul mondo. Scienza poetica. Josh non ce la farà. Anche neanche Batman ci arriva su. Aiutami a salire. Ah no, ma lei è vero, lei è un'arrampicatrice sociale. Sì, veramente. Sì, ok. Tu e Josh tornate indietro, ci vediamo allora. Ma sì, dividiamoci ancora. Allora, questa è scema proprio, però. Anche tu. Dai, facciamo un ponte. Pubblicità le scarpe, pubblicità le scarpe. E luce bene, sempre il riflettore puntato. Ma c'è uno pagato apposta. Pagato esatto per inquadrare. Che ruolo hai avuto nel videogioco? Io ero quello che inquadrava. Ora siamo il pazzoide di Josh. Vabbè, ma scusami, da che prima lo dovevano rinchiudere, perché l'hanno portato lì per fargli vedere il diario della sorella? Perché l'ha portato lì? No, l'ha portato lì Wendigo, ti ricordi? Ah, sì, prendeva per prima. Perché l'ha portato qua Wendigo? Mi sbagliavo. Ti ricordi? Loro sì, lui sì, no, l'ha portato qua Wendigo e loro l'hanno trovato e detto vieni con noi, poi ho riso. Ma che lo lasci lì? Poi ti ho trovato qualcosa. Totemino di bianco. Su un secondo, però, se il Wendigo è una delle sorelle, chissà se il Wendigo bisognerebbe capire se hanno memoria. Per cui può anche darsi invece in realtà che una delle sorelle era amica di Samantha e magari ricorda ancora che Samantha non le ha fatto nulla di male. Potrebbe anche darsi. Che titubi di fronte a Samantha è un'idea interessante. Potremmo sfruttare questa. Una materia è come il sole, ma non luce propria. Potremmo usarlo per risolvere il problema dell'energia come fonte globale, di energia come fonte pulita. Di energia rinnovabile. O di rinnovabile, a patto di fare i tocchini. No, il sedere non se l'è fatto, se l'è fatto soltanto poi, le tette. Ricordiamo che la planeta Terra le tette rifatte. Questo vorrei che fosse chiaro ai più. Sì, avevo visto una sua foto su internet delle tette rifatte che era imbarazzante. Cioè, aveva tutti i segni di dove le avevano infilate le protesi. Non siamo interessati. No, infatti è un peccato, non è brutta quella foto lì. Ma proprio non siamo interessati. Stai manovrando Josh o stai manovrando Mike? Sto manovrando Josh. Cammini da Dio, te lo volevo dire. Cioè, dritto di camminare. Ma perché cerco i totemini? Ah, ok. Poi sono entrato nella parte. Sei entrato nella parte del malato di certo. Okay. Mi viene facile. Da Dio, sai. Lo so, modestamente. Torniamo nell'acqua. Sai che anche la cascata mi fa niente, mi è Tomb Raider, messa un po' così, eh? Un pochino sì. E ora secondo me c'è il momento di riunione familiare. Lo sapevo, te l'avevo detto! Non sei! Mira! Stavolta si è. Non lo sei! Non so come dirtelo, Josh! Questa volta, secondo la farfallina! Ah, quella! Quindi non ha memoria, direi. No? Ha memoria o no? No, memoria, ma decidetevi sta con me. Però vedi che, cioè, diventare effettivamente Wendigo fa diventare più alti e più snelli. Ti vorrei far notare che la sorella... Sì, anche clamorosamente brutti, però direi. Era brutta già prima. Ok, beh, non è migliorato così, no? Già prima. Attenzione, Matt! Attenzione, abbiamo Matt! No, piccolo, l'abbiamo ritrovato! Matt, sei utile come un lecca-lecca al gusto di Matt, ma che fine merda, hai fatto in tutto quindi cortesemente, esatto, ti puoi rendere utile un pochino. Vuole giocare al gioco delle 5 pietre, o 7 pietre, non mi ricordo quante erano. Dai, la saprei accendere, ok. Bello l'effetto della pelle sul giubbotto, eh. In alcuni casi effettivamente gli effetti no, che hanno fatto graficamente sono, Josh. Sì, sì. Graficamente Josh.
Sì, in alcuni punti forse è un po' lento, in altri è un po' prevedibile. Il ritmo è un po' altalenante. Sì. Però no, graficamente oggettivamente c'è. Magari lagga un pochino per chi lo vede in streaming, ma direi che i tessuti soprattutto sono fatti molto bene. Io avrei preferito fosse rimasto uno slasher puro con il killer e così via, invece di diventare un horror più simile, più moderno come horror, perché lo slasher è un genere degli anni 80, 90, 70, diciamo, mentre il genere di mostroni brutti così è più simile a Descent o altri film dell'orrore più recenti. Però avrei preferito forse un ritorno alle origini, ecco. Che sì, sì, visto. Qualcuno muore male, direi. Questa Totem perdita. Perderei qualcuno. Sembrava Mike. Possa sempre stare lì a sparare alle serrature. Prima o poi una serratura si rigirerà. Prima questi colpi finiranno. Cioè. Prima o poi una serratura si ribellerà. I ragazzi criticano un po' le animazioni. Vabbè, sì, dipende. In alcuni casi, ecco, se dobbiamo parlare di recitazione. Legnosetto. Sono un po' legnosetti. Ancora siamo nell'Uncanny Valley. Diciamo. Cioè, diciamo che il lupo si muoveva veramente. Il lupo sembrava con una scopa nel culo, sì. Ma cosa? Che te ne importa? Cosa avrà tutto sto casino? Cosa avrà provocato questo grollo? Non mi sembra il momento di fare il geologo. Per cortesia. Beh, cosa hai fatto finora, Matt? Spiega un po'. No, invece è meglio dire la verità, che lascia un po' confusa il fatto che davvero il gioco voglia essere tante cose. Cioè, il fatto che ci sia Josh come malato di mente che fa la parte dell'assassino. Cioè, o fai l'esoterico, cioè, o fai l'assassino, o fai, cioè, troppa carne al fuoco. Sì, c'è il rischio che poi magari alla fine oggettivamente una trama vada poi a distruggere l'altro, magari che si crea un po' di confusione. Troppa carne al fuoco. Sì. Però ribadisco invece che la grafica oggettivamente rende. Il problema è che a volte fare qualcosa a quest'uomo. Se questi ambienti bui non facilitano l'esplorazione. Ok. Tanto rumori, ma tanto lui anche muore. Se Matt sopravvive nella notte si suicideranno appena ritrova la ragazza. No, non è che si suiciderà, ammazza lei, gli schiaccia le palle coi tacchi, secondo me. Ammazza lei. In tutto ciò non abbiamo capito in effetti invece se essere feriti dal Wendigo porta delle conseguenze, perché ricordiamo che sia Emily, quindi la ex fidanzata, attenzione perché sia Mike sono stati feriti. Come lui muore. Amore. Da che parte? Nasconditi o scappa? Tu scapperai. Che dite, ragazzi? Scappo, mi nascondo. Stavolta scappare ha funzionato. Funzionerà anche a sto giro? Vai, proviamo. Allora, in The Dark è vero, era simile a in The Dark. Buon vecchio Carnby. Allora, non ci danno consigli in merito. Non ci date consigli sul Supremo, ancora è presto per loro. Nasconditi, scappa. Però ricordiamo c'è il movimento. Ah, oddio. Sfonda. Ah, quasi proprio. Ah, non mi ricordo. Oh, cazzo. Non è stata una grande idea. Comunque, nel frattempo, Alba Figa mi ricorda che nel libro è vero, me l'ero persa io. Che in realtà non faceva male. Era mosso un 2-3 stella, non sarebbe sopravvissuto 3 secondi, ok? E mo? A tutto qua ammetto. Metti inutile, è sempre più inutile. Tanto che abbiamo l'arrampicatrice. Oh, guarda l'inquadratura, guarda. C'è sempre l'uomo della torcia. Chissà se i titoli di coda della. The Torchman! The Torchman, esatto. Come c'è anche la controfigura, anche The Culo Man. The Culo dice, Girl. Dice un body double? Male lingua. Arrampicati intorno. Tra l'altro era un po' improbabile. Aveva una fisica un po' improbabile. Secondo me. Fatto notare che la neve non fa una piega e lei sul ghiaccio non scivola. Neve d'acciaio. Lei poi si arrampica a mani nude. Si arrampia a mani nude. Cuoricino per il culo della panettiera, anche due. A culicino allora. Perché una chiappa è di qua e una chiappa è di là. È un culicino.
In effetti è vero, 6:36 ancora niente sole, sono al polo nord. In effetti. In effetti sì, 22:48 intanto noi abbiamo negli ultimi 10 minuti di gioco. Allora, Wetal Football chiede essere stato salutato. Ciao! Ciao ciao! Ricordatevi che ciò che scrivete apparirà sullo schermo anche le sue vocine così. Ah, effettivamente potrebbe anche darsi che i Wendigo sono attratti dai cuoricini del culo della panettiere. I Wendigo sono attratti dal culo della panettiere, vabbè. Sto cercando di giocare, vai. Ok. Ci sono vite in ballo. Toglio, salutami Napoli. Tanto quanto farà freddo in quell'acqua? Lanzasaro chiede se possiamo continuare. Perché non ce la facciamo fare una cosa, un'altra diretta con multiplayer? Ormai siamo diventati anche noi appassionati di questo gioco. Come... Sì, ammettiamo che ci siamo appassionati, sì. Madonna ragazzi, posso dire che il bagno in acqua così non me lo fa. Ma poi è freddo! Se fossi a mare, è freddo! Ma è un freddo infame! Cioè voi sapete dove fare triathlon, hai capito che ti voglio dire? Se si arrampica. Ma che l'Iron Man proprio? L'Iron Man, esatto. Ma potrebbe lanciare i tronchi in Scozia. Sai quella la tipa che faceva il percorso strafigo? No, ti devo farvi un filmato dopo, ricorda. Vabbè, ma guarda Torchman, Torchman, ma sei tipo, un idolo, ma Torchman. Ma tipo ninja e si arrampica, no? Sì, no, ma ne aveva fatto uno che era spettacolare quella donna, eh. E però aveva questi pantaloncini? No. C'era un Wendigo? Guarda Torchman che la deve seguire. C'era un Wendigo in questo percorso? No. Cioè, sai che davvero tra gli sviluppatori c'era proprio uno incaricato Last Light Management, esatto, proprio. Di mettere la luce sul culo della panettiera. Salta giù, ormai ci siamo, scivola. Ah, sì. Sei un po' stronza, no? Vabbè. Geme come Lara Croft all'inizio del nuovo... Continuate anche se sforate, non ci dicono nulla. Non è vero purtroppo, Alba Figa, ci sono delle guidance, delle indicazioni da parte di multiplayer. E poi multiplayer mi manda i sicari. Esatto, che ci chiedono sempre di stoppare nei tech, sono delle cose tecniche, insomma, purtroppo. Attenzione perché potremmo finire sulla morte della panettiere. No, non la faremo. Tu non mi toccare. Non mi toccare. Bravo, sì, che si catanzaro. Ehi! Il gioco femminile, assolutamente. Oh, sì. Forza, aprite! Ragazzi, ma ci siete? Rompi il vetro, no? Fatemi entrare! Attenzione! Oddio, rompi il vetro! Rompi il vetro, cretina! No! Ma vaffanculo! Mike! Oddio! Hai un aspetto terribile! E mi sa che Mike... Mike è ferito e secondo me... La panettiera e la luce dietro come le macchine per illuminare la targa mi piace da paura! Esatto! Ci voleva tanto! E mi sa che l'epilogo sarà in casa comunque, eh! Sì, ma perché sono usciti in effetti? Perché? Per recuperare Josh. Ma che te ne frega, ma fallo morire. Ma cosa è successo Josh? Bella domanda. Ma che te ne importa? Che ti importa? Morte orribile. Morte orribile, non è morte, questo è il problema. Hai visto? Guarda l'uomo della torcia. Mo' le luci! Mo' accendono le luci dopo tutto sto tempo. Il seminterrato. Forse là c'è qualcuno. Dicono che Pierpaolo ti aveva dato l'autorizzazione oggi nel live a continuare oltranza, mi sembra improbabile. Mi sembra non, improbabile. Non mi ricordo aver sentito questa cosa, però se casomai Pierpaolo fosse all'ascolto può mandarmi un messaggio. Sei per caso sotto mentite spoglie nella chat? In quel caso io sono dispostissimo a continuare, il telefono è qua, se arriva un suo messaggio io continuo. Quasi messaggi dall'alto? Se arriva la bolla papale. Perché è arrivato un messaggio dall'assassino stavolta? Perché non l'ho collegata. Ah, era bella l'app. Tanto non c'è più l'assassino, era Josh. Sì, non lo so, però era carina l'idea della companion app. E vabbè. Ancora sta foto. Sta foto ce la stiamo rigirando non so quante volte. Che palle, pronti per il ballo. Pronti per il ballo. Bellissime proprio. Avverto come una sorta di odio verso... Sì.
Questo sarà un po' la versione moderna del muro invisibile. C'è la porta chiusa, quindi ora non serve e tu vada là. Dicono che il gioco è praticamente finito. Vabbè, ora sforiremo di qualche minuto. Sforiamo se... di qualche minuto, vediamo un attimino se succede qualcosa, magari... Arriviamo a titoli di coda. Paolo, nel caso se la piglia con te. Vabbè, me la farò, niente. Esatto. Mi farò carico della... Ciao, sono Pierpaolo in incognito, continuate pure ragazzi. Ho sempre pensato che Jack the Killer fosse Pierpaolo. Immagino che sarebbe Pierpaolo in mutande, tra l'altro, ricordiamo. Ma tra l'altro dove devo andare? Non ho capito. Ah, Slash è arrivato adesso. Buonanotte, altro che buonasera. Sì, 10 minuti li facciamo, dai, Lazzasauro, magari ci proviamo. Anche se secondo me non finisce entro 10 minuti, però... Monastero di sangue, aveva fatto questo film. Si vede i genitori di Washington, era gente ricca. E facevano questi film proprio allegri. Hai detto noi, gli si è un po' ritorta con. E sono diventata un po' panda, Mike, c'ha un occhietto nero. Sì. Ma noi dove dobbiamo andare? Mike, guidami tu. Giù? Io ti seguo, Mike. Cuoricini per tutti perché vogliono che continuiamo sul canale. Vabbè, possiamo continuare qua in realtà. Se sono 10 minuti massimo 20, cerchiamo di finirla qua, dai. Al massimo per una volta sarà fatto uno strappo alla regola, tanto non è che c'ha freddo quella povera Cristo, povera Stella. Non è che mi fanno gli straordinari, non è che mi pagano gli straordinari, quindi va bene così. Solo in mutande per quando ritorna Eliana. E che sarà la sua beata lei, dai. È una sorpresona. Senti, ti voglio dire una cosa. Guarda che alle donne non è che piace sempre tornare a casa tra lume e mutande. Magari alle sue sì, perché te le fotte? Non tra moglie e marito, non mettere la mutanda. Eliana, quando tornerai a casa ce lo direi la prossima volta in diretta. Un momento importante, mi sa. Non secondo te riusciamo a cavarcela? No. Mm. Secondo me no. Che fa ride? Via da qui, forza, via! Però dobbiamo scappare! Andate, su, panettiere, su. Chiudi! Cazzo! No, la sfonda direttamente. Attenzione perché mi sa che siamo all'epilogo, eh. Allora ho ragione, ragazzi. Così siamo alle mosse finali, eh. Eliana è la moglie di Pierpaolo. Ah, c'è proprio un genere di gossip. Gossip. Oh, cazzo. Attenzione. Oh, cazzo. Lampadario di design, tra l'altro. Non ti muovere. Di lusso, mamma mia, ragazzi, tutti qua stanno. Festino Wendigo. Attenzione perché c'è la Wendigo, lei che è più forte. C'è una scontro proprio Wendigo. Oh, lei vuole difendere gli amici. Intanto il gas sta riempiendo la zona. Josh ha deciso che si sacrificherà per gli altri. Se non... ha fatto 1+1=2. Fallo. Vediamo che la sorellina è incazzata, intanto se la sta prendendo con gli altri Wendigo, li sta facendo a pezzi, veramente. Quindi ha memoria. Quindi evidentemente non si mantiene memoria. Spacca le lampadine con le mani così, eh? Che ci vuole. Vabbè, però va bene. La gente scappa e mi sa che Mike fa l'estremo gesto. Salva Mike, corri all'interruttore. No, io qui, aspetta, però la scelta la lascerei a... Allora, lascia a voi la scelta. O salviamo Mike, o corriamo all'interruttore e facciamo saltare tutti per aria. O aspettiamo Eliana. Aspetta, perché ora c'è l'ora, loro stanno vedendo la scena prima. Adesso vedranno il momento topico. Quella più alta è la sorella. Comunque sì, è vero, la sorella se li può mangiare ugualmente. In effetti mantiene nessun tipo di intelligenza. Semplicemente devo mangiarseli lei. Ha detto, è roba mia, è carne mia.
Salva Mike, salvalo, non può morire Mike, salva Mike. Sì, effettivamente dopo tutto quello che ha fatto. Cioè che dice, solo qualcuno dice di cuore, tutti plebiscito, si salva Mike. Salva, salviamo, salviamolo. Ehi! Sappiate che avete sacrificato la panettiera, eh? Probabilmente sì. Oh no, Emily! Sì! Sì! Non mi sì, toccare, Emily. Non mi toccare, non mi toccare! Non mi toccare! Ti stai levando un po' per te anche tu? No. Perché è venuta la corsa che è scappata via? Perché era girata verso lei. Nasconditi o corri all'interruttore. Ma Mike l'ha salvato, Mike è sempre lì o no? Mike l'ha salvato, almeno sembrava. Cosa facciamo ragazzi? Perché si dovrebbe nascondersi? Non lo so, secondo me se correre all'interruttore ora ci sta che si muove male, eh. Però, cioè, perché si dovrebbe nascondere? Il nasconditi non lo riesco a capire, cioè se loro non la vedono, se lei sta ferma, è già nascosta. Ora mi dicono di nascondersi alla prossima mossa. Nasconditi, dai, andiamo di nascondere, dai una testata, nasconditi, dai. Ma aspetta, perché vedete quello che dicono adesso? Correre all'interruttore, interruttore, nasconditi. No, nasconditi è quello che va per la maggiore. Di nascondersi? Mm-hmm. Proviamoci, dai. Mi nascondo, eh. Mi nascondo. Aia. Sei unito un altro alla festa! Corri, nasconditi! No, se sono girati di spalle io correrei. Corro, nascondo? Io correrei, salviamo anche lei. Aspetta che escano tutti. Dice aspetta, quindi ci nascondiamo ancora? Alla fine la panettiera è l'eroina del gioco. Dite voi giustamente, se hanno trovato una persona che da soltanto accendere una torcia sul culo sarà anche il personaggio che non esatto. Deve morire. Quindi adesso ci potremmo nascondere di nuovo. Corri, nasconditi, corri, nasconditi, nasconditi. Ragazzi, dovete, corri. Nasconditi. Mi nascondo, proviamo, eh. Proviamo. Guardate, ma non si vedeva in realtà che... Si è salvata anche mai. Il Wendigo la guardava ma non la uccideva. Molto alien sta scena, eh? Sì. Scusate, non ho trattenuto il fiato per tutto il tempo. Dio. Ma sai, quello dito è Josh da come era vestito, eh? Rivediamolo un po', va? Allora abbiamo salvato tutti, guarda, abbiamo salvato in tutto questo Matt. Che fine ha fatto? Si è salvato da sé. Ah, finalmente alle 11 di mattina sta alveggiando. Oh. Mi sa che è finito, così. Però di Matt e Emily non si sono ancora uccisi. Oh. Più veloci della morte, mamma mia, toccati più veloci della morte, non si dice. Tocca. E signore, abbiamo concluso appena in tempo 23:03, bravi noi! E l'abbiamo chiusa così. Vediamo un attimino che ci dice, va. Niente, soltanto le scene migliori del gioco. È morta alle 0:12. Il vecchio, io. Idiota. Ah, interrogatorio dopo, vedi? Aveva questa fanno i complimenti. Gioco sì, difficilissimo da finire. Siano stati loro a ucciderlo. Cosa? No, è tonto sto qua, eh. No, voi non capite. Voi non. Le piazzali.
Infatti, ma Matt e Chris, cioè, boh. Matt si è salvato, nel senso, abbiamo visto che è uscito all'esterno dalla prima della miniera e mi sa che tanto bastava, c'è un buco di trama, cioè, grosso, no, così. Jacopo, ascolta, in realtà, cioè, guarda che te lo puoi rigiocare, ma tranquillamente, non è così, perché il finale non è questo per forza, non è detto di, non, che tu riesca a salvare queste persone, che tu riesca a salvare nello stesso modo e che tu faccia le stesse scelte. E poi, esatto, c'è da dire che non sapevamo neanche di finirlo, quindi diciamo che non è che abbiamo spoilerato il gioco, ha una, chiaramente ha un inizio e una fine che coincidono. Ma come si arriva dall'inizio alla fine è totalmente diverso. Però avrei dovuto fare qualcosa, tante cose, Matt, eh? Io ho tentato di fare qualcosa. Non ce l'ho fatta. Era fuori di testa. Voleva farci del male. E io credevo fosse stato lui ad assalire Jess. Comunque vi ripeto, se l'abbiamo finito, ma non sapevamo di finirlo. Tira, magari la esce nell'ultimo secondo, eh? Ma che faccia una fascinosa? Io voglio sapere qual è quel rossetto. Che rossetto hai? Che rossetto? Non hai il rossetto, c'ha le unghie livide. Sì, le unghie, le labbra livide, secondo me. C'ha anche la matita, c'ha. Se ne vuoi parlare con qualcuno? Sto bene. Ma guarda, sei proprio una macchia da fiamma. Sto bene. Ho detto che è un po' come quando tu mi chiedi va tutto bene, ti dico sì, va tutto bene. Io l'ho pugnalato, io ho provato a scappare, ma non lo sapevo, giuro che non lo sapevo. Josh che è morto ha fatto, Josh non è morto. Josh, come Josh è morto? Josh, l'ultimo mendico che si è stato a prendere con la sorella sembrava lui, aveva gli stessi identici vestiti. Josh è morto. Ma Josh non è prigioniero della sorella, boh, è rimasto lì. Magari nell'ultima scena magari ci fa vedere qualcosa. Potresti picchiarlo da parte mia. Come hai detto? Testa di cazzo, Mr. Muscolo. Matthew, l'incredibile inetto. Già che ce l'ha un po' alta ancora, sì. Cioè, cosa dovremmo sapere? Oh no, niente di importante. Sì, 10 finali, forse anche più di 10. Di sicuro un finale in cui salvi tutti, un finale in cui non salvi nessuno. Un finale in cui qualcuno muore, qualcuno no, perché in teoria noi potevamo anche sacrificare lui. Certo. Potevamo sacrificare lui perché era rimasto vicino alla lampadina, quindi potevamo. Sì, in effetti sì. Se solo. Che dicono qua? Sei stato un po' più veloce. Sam è un fattore rigenerante, in effetti. Quando cioè, sto bene, non sta bene. Infatti, ma infatti non sta bene. Lui c'ha due tagli sul collo terrificanti. È colpa mia. Vabbè, tanto è una strega. Non fa niente, mia. Dai. Cioè, una così la trovi facile a ogni angolo di strada. Magari la paga. E direi che potremmo anche chiudere qua. No, perché secondo me guarda che. A parte che voglio vedere se nei titoli di coda c'è quello che tiene la torcia. Uno. Si dici, eh? Per cui voglio un attimo rimanere. E poi vorrei un attimino capire perché magari invece alla fine. Dai, siamo arrivati fino a qua. Magari fammi dire qualcosa alla fine di Josh. Io ho visto cosa c'è là sotto. Io ho visto cosa c'era là sotto e vorrei non averlo mai fatto. Cosa c'era, panettiere? Diccelo. Uno con la torcia che la seguiva e le guardava il culo. Comunque, si conclude qua. Non c'era l'uomo nella torcia. Non c'è l'uomo con la torcia. Last Light Management. Noi vi salutiamo dopo questo bellissimo streaming. Ci siamo divertiti un sacco. Di brutto. Speriamo che vi sia piaciuto anche a voi. Ci giocheremo altre volte, magari così. Ne scriveremo su altre parti. Non stiamo a dire così. Niente, ciao niente a tutti. Niente tette della panettiera. Niente tette e niente culi. Neanche te, fortunatamente. E ci vediamo al prossimo streaming, quando sarà, spero, prossimamente. Metal Gear Solid e chissà che cos'altro. E baci e abbracci, ciao a tutti. Ciao, buonanotte. Ciao, gente. Ciao. Ora ricordiamoci. Jack, vestiti. E adesso chiudiamo al...